Signore e signori, una buonasera vi ritrovati. Un saluto Alessandro Orlando. Come state? Noi molto bene, molto bene, perché eh, quando si riescono a fare delle cose che poi uno può solo immaginare, insomma, è decisamente felice no, di quello che riesce come traguardo, insomma, per arrivare a certi punti e a certe scommesse che uno fa e poi vince queste scommesse. La mia scommessa era quella di riuscire. A, ad arrivare a certi dipinti di un argomento che ormai è diventato l'argomento più discusso in questi ultimi tempi. La vita è fatta anche di esclusiva, no? di riuscire ad essere al posto giusto nel momento giusto e quindi riuscire ad acquisire cose speciali come quelle di cui parleremo questa sera. Sì, 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 una cosa per volta. Lo cominciamo col dire subito che. Da ieri sera, grazie all'ausilio di Alessio e di Aldo, che sono riusciti in questa impresa, siamo anche in diretta su YouTube. A quanto pare ha avuto successo questa cosa, la tecnologia va avanti. Ma Orlando resta sempre con i piedi per terra, quindi sempre, bisogna sempre stare molt, molto con i piedi per terra. Ribadisco anche questa cosa, questa mia scelta. Eh, che mi piace molto, cioè il fatto che siamo in diretta tutti i giorni da lunedì al giovedì, perché il fine settimana di solito faccio riposare la mia squadra e questa volta la faccio riposare davvero perché abbiamo interrotto le trasmissioni del fine settimana per far riposare veramente tutto il, il, mio, il mio staff e anche voi così non vi disturbo durante il fine settimana per potervi dare qualcosa in più. Durante i giorni di programmazione di diretta, che poi sono quelli che preferisco, eh, anche perché durante il fine settimana non tutti gradiscono il fatto che ci siano le repliche. Ma io ripeto, visto che sono il key man di questa azienda, come dicono, eh, e, eh, è bene che faccia questa, questa cosa fatta bene nei primi giorni della settimana. Quindi saremo con voi tutti. Lunedì, martedì, mercoledì giovedì sempre in diretta e solo in diretta. E eh, poi appunto nei fine settimana vi lascio in pace e ci rivediamo il lunedì dopo. Allora, siamo molto eccitati in Orlando Art in Carile Orlando ci sono tante cose, tante cose che sono accadute in queste ultime ore, anche perché abbiamo avuto delle conferme importanti. Intanto cominciamo per dire i nostri prossimi appuntamenti. Domani sera, giovedì, sarà con noi. Massimo Broli venuto, viene a trovarci per illustrarvi l'artista che sta facendo delle cose speciali. Allora in anteprima poi eh, parlerà con voi, ci sarò anch'io con lui, ma daremo gran voce a Massimo che ha tante cose da dirvi su questi artisti che stanno facendo dei grandi numeri e delle grandi cose in giro per il mondo. Uh, questo per quanto riguarda domani poi per quanto riguarda la settimana prossima siamo all'arte moderna e contemporanea non potete perdere l'appuntamento di lunedì sera perché vedrete delle cose pazzesche in arte contemporanea martedì parleremo di antico saremo in Toscana, in diretta dalla Toscana Galleria Orlando a Pietrasanta e lo stesso mercoledì e giovedì ancora degli speciali con, verrà a trovarci un grande amico della Galleria Orlando verrà Lorenzo, verrà il maestro Bluer con, vi ricordate Bluer con le sue eh, splendide opere luminose, le stele e le ultime opere in resina fantastiche? Bene, giovedì sera sarà con noi e eh, faremo una bella serata insieme a voi, se vorrete. Ora, veniamo a noi. Questa sera un grande evento di quelli che aspettavo da tempo ma che non ho potuto annunciarvi perché, come è giusto fare, fin quando non ho le prove di avere fisicamente i quadri in galleria meglio non annunciare una cosa che poi perché in questo mondo è fatto così eh? non è che tu fai un colpo di telefono e dici bene allora arrivano questi quadri arrivano. e arrivano se non arrivano è un problema grave ecco quindi ho iniziato la missione senza nemmeno ringraziarvi per ieri sera siete stati forti ieri sera anche troppo forti devo dire povero Orlando con le vostre offerte ma va bene così ora Um, mio mh, con piacere, per carità, però insomma, faccio sempre un po' fatica ad allontanarmi dalle gallerie Orlando che dirigo perché? Perché ogni giorno ci sono tante cose da fare. Però non potevo dire di no a questo grande evento che sarà dal 3 di novembre. Il 3 di novembre sarò a Marbella, devo esserci per forza. Immancabile questo evento dove se tutto va bene, eh, porteremo anche le nostre telecamere, quindi saremo in diretta da Marbella con la truppa esterna e eh, andremo in diretta proprio dalla città di Marbella, in tutta Italia, eh, perché se tutto va bene riuscirò ad incontrare uno dei personaggi chiave del movimento Sputnik, che chiaramente non posso rivelarvi i nomi e tantomeno i volti, ma... Lo incontrerò e sarà per me un momento. Mi hanno promesso questa cosa, per cui ci sarà anche un grande evento in Art Marbella che è una delle fiere d'arte moderna più, eh, più prestigiose, piccola ma importante perché è eh, una di quelle fiere dove entrano poche gallerie selezionate. E ci sarà un tributo. Grazie a quelle che sono, um, coloro che sono le curatrici e coloro che seguono. Il mondo Sputnik, che è un mondo particolarmente eh, fuori dagli schemi e fuori dal coro. E questo piace tanto al mio pubblico come piace molto anche a me. C'è cioè un pubblico che da sempre ha lottato per la cosa più bella che possiamo avere, cioè la libertà, e proprio per questo motivo ha sempre rifiutato alcuni eh, momenti in cui potevano sicuramente guadagnare molto di più, ma essere schiavi di un sistema legato all'arte contemporanea che chiaramente che io conosco molto bene e che eh, fa parte un po' di un mondo che conosco e che chiaramente evito. Mm? Ma questa è la forza di questo movimento. Sputnik ha questo potere come nessun altro movimento, quello di essere meravigliosamente rivoluzionari per ottenere quello che vogliono, e cioè libertà libertà di azione, libertà di parola, libertà di, di potersi esprimere attraverso la loro arte. Bene, tutto questo avverrà il 4 di novembre, esattamente, perché il 3 saremo all'inaugurazione di Arto Marbella, ma poi il 4 sera in diretta da Marbella trasmetteremo in Italia quello che accadrà. Qualcosa non vedo l'ora, devo dire, perché è qualcosa davvero di incredibile quello che vivremo insieme. Sputnik, è recentemente ammirato ad Art Basel, con questa importante galleria elvetica, che è stata la prima che mi ha consentito di presentare alcune opere di questo gruppo, una galleria, una galleria svizzera molto importante che ha sempre fatto delle cose molto importanti e che allo stesso tempo quando ha avuto il contatto con Sputnik e quindi poter avere alcune opere di questo movimento, del gruppo, ha, è riuscita nel segno come pochi altri. La fortuna è stata poter incontrare questa gallerista, siamo diventati ottimi amici che mi ha consentito di potervi presentare queste opere. Poi con l'ausilio anche di colei, che è la, la coordinatrice del gruppo di, eh, che tutela l'immagine e la figura del movimento Sputnik e anche in questo caso ho una grande sorpresa per voi perché voi l'avete vista in un'intervista che abbiamo fatto a distanza perché eh, questa dottoressa giovanissima vive a San Pietroburgo ma finalmente con questi eh, Allentamenti, insomma, di restrizioni per Covid, evviva! Eh, finalmente può viaggiare, quindi può arrivare in Italia. e Presto la vedremo in diretta qua dagli studi di ehm, Orlando Arte, non so se da Brescia o da Pietrasanta, poi vedremo a seconda dei palinsesti. Ma è importante perché è lei eh, la figura che mi consente anche di poter dialogare con Sputri che io non posso chiamare. Sputnik o uno dei suoi deve dire, allora facciamo, non posso parlare con loro, magari vorrei poterlo fare. Se tutto va bene, ripeto, a Marbella avrò un contatto e questo per me è una gioia immensa. Immensa esattamente come tutti quei collezionisti che hanno capito quanto sia importante poter avere in casa dei quadri che parlano e che dialogano e che comunicano qualcosa di interessante. Poi ripeto, so bene, no? Lo so perché il mio, io ho tanti clienti, grazie. E siete migliaia, davvero tanti clienti che comprano da Orlando, sia l'antico, il moderno, e il contemporaneo. Nel contemporaneo e nel moderno c'è chi compra, ad esempio, solo artisti italiani o solo artisti. Eh, io ad esempio ho un carissimo amico che compra solo artisti fiorentini. Perché? Perché no? Vuol dire perché ama la sua città. E acquista solo artisti nati a Firenze, nativi, Vinicio no? Peltro. Dire. Eh, sono, sono forme di collezionismo che chiaramente io rispetto. Poi ci sono quelli invece che cercano qualcosa in più, che non si accontentano della firma di un artista, ma vogliono che il quadro racconti qualcosa di più profondo e quindi che ci sia una, un ragionamento dietro a questo. No? fondamentale, il quadro deve raccontare. Io per esempio lo dico spesso quando torno a casa e vedo i miei quadri alla, alla parete di casa mia, io ho un, uh, un rapporto con loro, ho un rapporto con i miei quadri, ho un rapporto importante, guai, è la cosa più preziosa che ho. Ogni volta che incontro uno dei miei quadri, dei miei personali, ovviamente ho un rapporto speciale, perché li ho scelti con cura li ho scelti con intelligenza, con conoscenza e li ho scelti perché quei quadri ovviamente mi hanno comunicato qualcosa e continuano a comunicare, non è che non smettono mai, questo è, è fondamentale. Ora, tutti voi sapete, vi ho già raccontato la storia così affascinante di questi cinque uomini che nel 1957, con l'avvento di questa, questa grande novità per la Russia, cioè il fatto di questo satellite che sfreccia nel cielo e raggiunge le orbite, dove sorpassando poi il colosso americano, no? quindi riuscendo ad arrivare prima dell'America, in questa eterna lotta fra Russia e America di quel periodo, ebbene eh, prima della guerra fredda, non che ci fosse. E quindi c'era questo grande, grande anche... Eh, um, competizione, no? Non solo a livello tecnologico, ma pensate anche sportiva, perché no? E tutto questo fa sì che loro riescono per primi a lanciare un satellite nello spazio. Accade una sera d'estate del 57 e questi cinque giovanissimi ragazzi, artisti, che dipingevano ovviamente di nascosto perché il regime non gli consentiva di dipingere certe cose, ma dipingevano di nascosto perché questo era il loro sentimento capiscono che questo satellite poteva essere il loro mezzo di trasporto per la libertà ed ecco che in una serata, una serata d'estate del 57 quando avviene questo tutta la Russia tutta la Russia festeggia questo grande evento anche questi cinque giovanissimi cinque giovanissimi che capiscono qualcosa stava cambiando e potevano finalmente dipingere quello che volevano e quello che volevano vedere. Cosa che ovviamente era impossibile, tutti voi sapete che fine, fino al 1989, la caduta del muro di Berlino, la fine della maggior parte dei governi comunisti del tempo, ma quello russo era quello più severo rispetto agli altri, è chiaro che fino a quell'anno... Nessuna artista poteva esprimersi come avrebbe voluto. E tutto questo fa sì che da quel giorno questi giovani, questi cinque ragazzi, cominciano a capire che qualcosa si poteva fare. La maggior parte dei dipinti di Sputnik vengono distrutti. Ecco perché poi nasce questo mito legato a Sputnik. Perché ovviamente questi cinque ragazzi si firmavano con una sola firma, che era quella che adesso poi è depositata, ovviamente, perché è una firma che ha un grosso valore e tutelata, poi appunto vi spiegherò più avanti come e da chi. Uh, è chiaro che questo movimento poi è stato preso come esempio anche da altri giovani che avevano capito quanto fosse importante non avere limiti della libertà personale. Guai. Quindi, questo popolo di giovanissimi dell'epoca che volevano essere liberi da questo regime comunista così forte, così grave, così severo del tempo, capiscono che questo poteva essere veramente il mezzo di trasporto per poterli far uscire da questo terribile isolamento culturale e umano. Ora, quanto accade? Nel 57 poi ovviamente fa sì che negli anni 60 e 70 continua a essere realizzato, ovviamente sempre di nascosto da questi uomini. Uomini che poi trovano degli adepti, ovviamente, tra loro che cominciano a capire quanto sia importante essere più di cinque e quindi poter cominciare a divulgare questo sentimento di libertà che poi arriverà al culmine, appunto, come dicevo, negli anni 90 quando finalmente eh, questi quadri si possono vedere e compaiono in qualche, in qualche galleria d'arte americana, importante, in qualche galleria d'arte inglese. E eh, la Svizzera. In questo paese, nella Svizzera, questa gallerista, persona stupenda, con cui ho avuto a che fare in più di un'occasione negli ultimi tempi, è stata la prima a capire quanto fosse importante avere queste opere tutto ciò che sono gli eventi privati, cioè eventi che della serie famosi eventi basta pagare e fai quello che vuoi, cioè parlo di tutti quegli artisti commerciali spinti soprattutto dalle televendite in cui vedi questi artisti che non valgono niente in cui il presentatore di turno ti dice ha fatto questo, ha fatto quest'altro, cioè tutti eventi privati dove il, lo stesso televenditore ha pagato, o chi per lui, spazi in musei piuttosto che libroni eh, giganteschi che ti fanno vedere dove queste opere sono pubblicatissime. Bene, è chiaro che a Sputnik questo non interessava. Uh, a loro interessava poter raccontare questo loro desiderio di libertà. E come lo potevano fare? Dipingendo, e questo è il cuore di Sputnik, quello che secondo loro Sputnik, cioè il nome, Sputnik è il nome del satellite che la Russia lancia nel 1957, poteva vedere. Per quale motivo? Perché, nonostante sia stato il primo satellite ad entrare in orbita, era molto potente, ma allo stesso tempo rudimentale. E Sputnik non aveva telecamere. Non aveva occhi, non poteva vedere, ma poteva trasmettere segnali che addirittura si dice: al tempo venivano sentiti dai radioamatori di tutto il mondo. Pensate quant'era potente questo satellite in cui che poteva emettere segnali, ma non poteva vedere, non aveva occhi, ancora la tecnologia non consentiva questo. E questo affascina ancora di più questi cinque ragazzi, li affascina a tal punto di cominciare a dipingere quello che secondo loro Sputnik vedeva. Nascono questi quadri meravigliosi che poi diventano ovviamente l'icona di questo gruppo che ha, nonostante fossero in cinque a dipingere questi quadri, si firmavano in un solo modo e cioè Sputnik in onore, in omaggio a questo satellite che era riuscito a volare così lontano e soprattutto poteva essere libero di girare intorno alla Terra e vedere chissà quante cose. Loro quindi di comune accordo cominciano a creare questi capolavori, dove ognuna di queste tele ovviamente loro dipingevano con materiali poveri, perché ovviamente non c'erano i tubetti di colore, ma dipingevano con colori tipografici, lo smalto ad olio che usavano i tipografi del tempo, eh? quindi secchi di vernice, va bene, di, questa, uh, di questo colore, che era il classico olio tipografico, che usano appunto, i tipografi, quindi molto brillante. Hm? E adesso poi vedremo nei quadri. Quello che accade questa sera è che è veramente... Credo che mi sembra un sogno, ma i sogni a volte si, si avverano, devo dire, come in questo caso. Uh, nonostante il clamore suscitato dalla, dalla presenza, grazie a questa nota, famosa galleria elvetica in Art Basel, a Basilea, e, nonostante, e poi soprattutto pensando a quello che sarà il prossimo evento a Marbella, dove io sarò presente, io devo essere presente. Per poter testimoniare a voi e documentare a voi quello che accadrà. E poi la notizia che sicuramente mi ha più fatto piacere nei vostri confronti, ma seppure non mi ha meravigliato, che grazie alla coordinatrice russa, che si trova a San Pietroburgo, di questo movimento, alcune opere di Sputnik saranno presenti nella prossima Biennale veneziana del 2022. Questa è una notizia molto importante, molto importante perché sapete che la prossima biennale quest'anno ci sarà un po' prima di giugno, sarà ad aprile e durerà sei mesi. Come sempre questa è una cosa che ci fa molto piacere, molto piacere perché finalmente un movimento artistico, culturale così forte, così potente ma soprattutto così autentico e così fuori dagli schemi, Fuori dal coro, è un, una, un movimento artistico che non nasce per l'esigenza di un televenditore piuttosto che di un mercante d'arte che ha detto a quell'artista: fai questo, fai quest'altro, ma nasce per un desiderio straordinario, e forte e potente di libertà. E saranno presenti anche alla prossima biennale. Ma Attenzione, perché la presenza a una biennale italiana, che è la vetrina più importante d'Italia a livello proprio mondiale, visitata da centinaia di migliaia di persone ogni due anni, è sicuramente una vetrina molto importante, ma che ovviamente implicherà anche un aumento di prezzi di questi artisti, di questi quadri. Certo, cosa che a loro interessa molto poco. A loro non interessa. Cioè l'aspetto. Uh, Pecuniare, l'aspetto uh, proprio venale della cosa a loro non interessa è questo che li ha fatti essere sempre visti con un occhio di sospetto cioè tutto ciò che tu non puoi comprare non puoi acquistare ti dà un fastidio pazzesco ma, cioè, ma io voglio, voglio comprare voglio portarvi di qua voglio portarvi di là a loro non interessa cioè il fatto che non si può comunicare con loro questo sia <ride> qualcosa di incredibile un po' mi viene in mente c'è questo esempio, fra tutti, che è questo Banksy. Banksy, nessuno, nessuno sa chi sia, eh, nessuno sa il suo nome, nessuno può comunicare con lui. Artista che oggi costa milioni di euro. Eh? Milioni di euro. E questo è un dato di fatto. Proprio perché eh, si è costruito questo mito intorno a questo personaggio che fa delle cose straordinarie. Perché io a tutt'ora vedo a volte delle cose che veramente pazzesche e eh, io sono ho, ho i miei gusti personali poi ci sono altri artisti che preferirei, di cui preferirei non parlare anzi lo dico una delle mostre che non andrò mai a vedere è quella di Jeff Koons a Firenze nonostante sia la mia, la mia città scusate non me ne vogliate amanti di Jeff Koons, ma io non lo sono però de devo, devo riconoscere che quello che ha maggiormente ha tratto i veri collezionisti su so Sputnik è proprio questo. Cioè il fatto che tu non puoi dire io pago e io posso pretendere. No. Tutt'oggi è un movimento artistico completamente indipendente che si basa su due referenti, uno a San Pietroburgo, l'altro in Svizzera, che hanno non l'esclusiva, badate bene, ma tutelano e proteggono questo gruppo. Ma ah, questo è molto importante. Io mi sento davvero privilegiato nell'essere un uomo che ha la possibilità di presentarvi questi quadri. Soprattutto questa sera, vi sorprenderò, alle mie spalle ci sono due opere di grande misura destinate alla prossima Biennale veneziana. Ora quando eh, questa bellissima signora ha detto "Alessandro, ti faccio un regalo. Ti consento di presentare nella tua rete in Orlando Arte due opere che saranno in mostra alla prossima Biennale di Venezia". Queste Chiaro? Dove certo tu le puoi acquistare, le puoi prenotare, acquistare, ma durante per i sei mesi della Biennale di Venezia me le devi ridare. Eh, sì. E saranno in mostra lì. Poi te le restituisco. Ma attenzione a quello che facciamo stasera. Perché questa sera ti è consentito avvicinarti ad altre opere che adesso vedremo naturalmente. Ecco, la cosa, la cosa che veramente mi fa impazzire, no? uh, e questo ti fa capire l'autenticità di questo movimento artistico. I cataloghi di Sputnik non sono libroni giganteschi, cartonati, molto eleganti, belli, costosi, no, sono piccoli, questi sono due, eh, questo tra l'altro è edito da loro, no? sono due cataloghi. Disposto. Vedete, sono cataloghi molto semplici, eh? ma dove si racconta che cosa? I loro quadri, la loro storia. Va bene? Questo è fondamentale per capire proprio l'essenza di questo movimento, che ovviamente si dissocia, si allontana totalmente dall'idea comunista e l'idea di tutto ciò che poteva reprimere il loro pensiero e che si apre. Totalmente alla libertà di azione. Ecco perché il movimento Sputnik non avrà mai un mercante. Poc'anzi, quando ho parlato di referente in Russia e referente in Svizzera, ho detto referenti, non mercanti, chiaro, non galleristi, che poi la Svizzera sia anche gallerista, questo è un dato di fatto. Ma si parla di referenti, cioè di persone che, che, che tutelano, che proteggono questo movimento. E va protetto. E come se va protetto? Chiaro? Va protetto ovviamente da personaggi che potrebbero influenzare questa, questo sentimento di pittura davvero così forte. Ora, non vedo l'ora di mostrarvi più attentamente i due capolavori alle mie spalle, che ripeto, potete prenotare. Riserva nel senso che queste due opere, ho votato la mia parola. Se non mi uccide, le potete prenotare, le potete acquistare. Io ve le lascio, ve le porto a casa. Ma il 15 di aprile ve le vengo a riprendere e ve le, porto, e ve le riporto a casa. Il 15 di novembre va bene. Mi fidate di me? Non è un problema. No. Anche perché vi assicuro, essere di grande prestigio, avere in casa delle opere che poi saranno in mostra in una biennale veneziana. Ora, le opere che vedete alle mie spalle dunque sono questi due grandi lavori importanti di Sputnik, scelti non dal referente elvetico o dal referente russo, ma scelti da loro. Questo fa la differenza. Quindi, quanto è importante nella pittura astratta e informale capire quello che i quadri raccontano. È fondamentale, giusto? Fondamentale perché è, bisogna capire che cosa un quadro dice. Poi lasciate stare i discorsi poetici, falsi e bugiardi di questi che ti raccontano chissà cosa della pittura astratta e informale. Non è così. La pittura astratta e informale devi comprenderla, devi capirla subito. Con loro non è difficile, perché Sputnik che cosa dipingeva? Dipingeva quello che secondo loro Sputnik stesso vedeva. Eh, ma attenzione perché nel 1957 non nessuno aveva le idee molto chiare, nemmeno i grandi scienziati, su quello che era l'universo, su quello che erano i pianeti. Quindi era decisamente un mondo... Completamente libero, completamente aperto. Mm? Ho già citato questa cosa perché è fondamentale. Voi sapete come si chiama il più grande collezionista al mondo, il più importante, vivente. Si chiama Pinot, eh? il più grande di tutti. Guarda caso, Messie Pinot ha in collezione alcune opere di Sputnik. Pagate una fortuna. Ma è giusto che sia così eh, per quale motivo? Perché ci sono quadri di artisti che puoi comprare dappertutto tutti i giorni, no? E invece artisti che non puoi comprare quando vuoi tu e al prezzo che vuoi tu. Questo fa la differenza. Vedete i miei panni. Ho 58 anni e faccio questo mestiere da 34. Quindi pensate a quanti quadri ho venduto nella mia vita. Tanti e quanti artisti, di quanti artisti ho parlato con voi, in varie, varie sedi. Bene, questo è il momento della mia vita, della mia carriera, più eccitante da quando faccio questo mestiere. A questo aggiungi poi il fatto, vi ho già detto questa cosa in passato: di quando, molto piccolo da ragazzino, mio padre mi parlava di sputri. Mi parlava di questo movimento di cui non ha mai avuto i quadri. Chiaro, figuriamoci, ripeto, alcune opere di Sputnik sono uscite fuori dalla Russia, parliamo negli anni 90, passando dagli Stati Uniti in America, poi in Inghilterra e in Svizzera. Ecco perché io questa sera sono di fronte ai capolavori di Sputnik, gli stessi Sputnik di quali parlava mio padre quando ero ragazzino. Parlandomi di questi cinque giovanissimi che dipingevano di nascosto e che dipingevano quello che secondo loro questo satellite sfrecciava nel cielo poteva vedere. Credo che sia sufficiente avvicinarsi, guardate che spettacolo è questo. Sufficiente avvicinarsi a un quadro di Sputnik per capire quello che è la, la loro grandiosa energia pittorica. Naturalmente voi li state vedendo in televisione, quindi non potete vedere quello che vedo io, soprattutto la straordinaria matericità del colore stesso. Questa sorta di nebulose, queste, 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 queste scie di colore nel cielo, queste piccole fiammelle che attraversano l'universo. Questo sputa. Ora, voi questa sera avete questa grande opportunità. Quella, penso poi magari il giorno dopo non ci pensa, ma cosa hai fatto ieri sera? Ma ieri sera ho acquistato, ho, acquistato, ho prenotato un quadro da Orlando. Ma chi è l'artista? Come si chiama? Si chiamano, sono più di un artista, è un movimento artistico. Come si chiama? Si chiama Sputnik. E perché si chiama Sputnik? Si chiama Sputnik perché questa storia racconta questa, questo lancio del satellite e loro dipingevano queste meraviglie. Allora, ogni volta, grazie a ogni volta che tu incontri, questo mi accade anche a me, ma immagino anche a voi adesso, ho un pubblico davanti a me, alcuni di voi hanno già acquistato alcune opere di Sputnik, e alcuni di voi hanno chiesto anche di rivederne altre. Bene, questa sera non solo potete avvicinarvi ad altri dipinti di questo straordinario movimento, guardate che cos'è questa, questa è la nascita di, una, di un pianeta. No? Immaginate cioè tutto ciò che vedete accade nello spazio infinito. E quello che tu metti a parete con un quadro di Sputnik è... Un dipinto che racconta l'universo e quello che idealmente sputti vedere. Venite con me. Quattro mondi, uno con l'altro. Guardate questo quadro che cos'è, è una, una sorta di, di scultura e pittura insieme. Perché si parla di ben cinque tele sovrapposte. E questo è. Un lavoro straordinario di Sputnik. Bellissimo. Naturalmente sì, le opere sono tutte pubblicate. E con ognuna delle opere avrete la pubblicazione e la storia. Di ognuno di questi quadri. Guardate qua. Ho già detto, parlando delle famose spirali di Sputnik, se voi conoscete l'arte moderna e contemporanea sapete che le spirali di crippa degli anni 70 sono spirali molto importanti, dipinti importanti. Bene, Sputnik cominciano negli anni 60 a realizzare queste spirali che raccontano l'universo. Questo è un capolavoro tecnicamente difficilissimo a potersi realizzare e a dipingere. Ma la cosa straordinaria e meravigliosamente affascinante è che tutti questi quadri sono tutti quanti sotto una sola firma. Beh, è esattamente come chissà quanti di voi e quanti tra voi la pensano come me. È come se io e alcuni di voi avessimo uno stesso pensiero. Ci mettiamo insieme e decidiamo di firmarci in un solo modo. Perché? Perché la pensiamo allo stesso modo. Chiaro? Ma io non sono un artista. Non so dipingere. Invece loro sì. Guardate che meraviglia è questa. Guardate il numero 6. Ancora una volta, Sputnik dipinge l'universo e queste piccole sfere di cristallo. Poi il numero 5. Ancora una volta le spirali e questi movimenti nel cielo fanno sì che ci sia anche una sorta di movimento vero che tu puoi percepire dal quadro stesso. Se tu passi la mano sopra una di questi quali ti accorgi della materia che hanno. Andiamo per ordine alto. Questa sera dunque potete avvicinarvi a uno di questi dipinti. Ancora questa sera. Manca meno di un mese al grande evento in Marbella, manca 4-5 mesi all'evento veneziano, potete avvicinarvi a questi quadri a dei prezzi insignificanti. Insignificanti. Rispetto a quello che è l'importanza di questi artisti. E per quale motivo costano così poco? Per il motivo che vi ho detto, è per questo motivo che costano così poco, per il motivo che vi ho detto poc'anzi, perché questi artisti non sono il frutto dell'immaginazione perversa di qualche mercante, ma sono uomini che hanno lottato tutta la vita per questo sentimento magnifico di libertà. Chiaro, libertà da tutti e da tutto, e questo fa la differenza. Quindi non sono vittime di un sistema che oggi come oggi potrebbe portare questi quadri a costare centinaia di migliaia di euro, perché è giusto che i costi. Chiaro. Ma non è il fine del lucro quello che interessava loro. Quello che interessava loro era quello di poter parlare, di poter comunicare questo sentimento così forte. Andiamo a vedere i quadri. E quello che vi chiedo di fare questa sera è quello di scegliere il quadro che vi ha colpito. Eccoli qua, quei pianeti e quei cieli immensi che loro dipingevano in questo è una cosa meravigliosa. Guardate queste, queste spirali di natura intorno, ma quello che poi dovete fare quando avrete il quadro è toccarlo il quadro e avvertire questa materia pazzesca questo è il numero uno e il numero due mamma mia mamma mia quanti davvero poi mi vengono in mente queste cose perché non posso dimenticare quanti quadri davvero vi ho venduto nella mia vita tanti, tanti, tanti artisti di tante, tante mode, tante situazioni. Poi questa sera invece vi presento opere inedite di un movimento artistico che è oggi conosciuto storicamente per essere il più rivoluzionario e il più autentico. Guardate il numero 3. Qua addirittura, in, una, in questa parte centrale, è come. Avete presente i televisori quando erano in bianco e nero e mancava il segnale? Non so quanti anni avete, però prima del digitale il televisore appariva così, quando il segnale era disturbato. Eh, ma attenzione, attenzione amici, perché non dovete dimenticare che. Tutto quello che vedete è pittura, eh? attenzione. Quindi ti viene in mente un po' il, il pointillismo francese, no? L'utile che vi dica, chiaramente non c'è fotografia, non c'è computer, non c'è eh, tecnologia, è solo meravigliosamente pittura. L'ho detto anche già l'altra sera, ricordandovi quanto sia importante. Gli artisti che costano oggi, dipingono, non usano la tecnologia, chiaro? La nascita del Sole. Guardate queste, queste straordinarie spirali, i pianeti e il sole al centro. Guarda che quadro è questo. Denso. E poi il numero 5. sorta di, di ragnatela, di, 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 di reticolo pazzesco, dove il colore è più materico, ovviamente la forza di gravità lo spinge. E poi il numero 6. Guarda qua, una lingua di fuoco intorno a queste sfere di E il numero 7. C'è qualcosa di incredibile. È, è come se ci fosse una sorta di calamita che attrae. Lo vedete? Queste, queste forme geometriche. Ed è il numero 7. Poi il numero 8. Sensazionale. Anche <ride> lui destinato alla Biennale. Sono, ci sono sette opere destinate alla Biennale veneziana. La prossima Biennale. E lo ripeto, chi di voi questa sera prenota una di queste opere le potrà avere solo per pochi mesi in casa, poi me le deve ridare. Non preoccupatevi, è tutto assicurato. Un quadro come questo, un'opera come questa, dove ci sono addirittura cinque tele. È stupendo, è stupendo. Veramente stupendo. E il numero nove. La nascita di un pianeta. Questo immaginava Sputnik l'universo. C'è una tale profondità e prospettiva, davvero, è come se ti proiettassi all'interno di esso. Splendido. E poi, beh, immaginate, immaginate cosa vuol dire mettere in casa Due capolavori simili di Sputnik. Le opere di Sputnik ovviamente arrivavano, uscivano dalla Russia senza telaio, nascoste chissà in quale modo in che maniera. Immaginate dunque due, addirittura questi sono dipinti su tavola. Io ho capito perché hanno scelto questi due quadri per la Biennale, perché sono veramente sensazionali. Entriamo, entriamo nei quadri perché sono cose pazzesche. Guarda qua, guarda qua. Il numero 10. Oppure... il numero 11. Ma trovo altresì incredibile, forte e potente il numero 12. E' questo fascio, un flusso, un flusso potente di fiammelle di, di, di luce di, e ancora questo flusso di colore così forte. Bellissimo quadro. Questo è il dodici. E poi? Il numero 13. Guarda qua, qui amici. Io non so in televisione che cosa si vede, ma chissà se riuscite a vedere il lavoro che c'è in queste spirali, i colori usati da Sputnik. Osservate quanti. Questa sorta di dripping. Così preciso. Non no, certo, dripping, voi sapete che. Paullo che insegna, no? Che erano queste, queste gocciolature, questa caduta di colore. Invece guardate, guardate, c'è una geometria. Sono tanti piccoli punti di colore uno accanto all'altro. È incredibile, splendido. Questo è il 13. Poi il numero 14. E qui un altro pianeta. E queste protuberanze di fiamme. Bellissimo lui, potente. Bellissima, veramente bella. Basta così. Dedicato a chi di voi vuole qualcosa in più da un quadro, vuole un'emozione più forte, importante. Ditemi ora quale tra questi quadri volete provare a vedere a casa vostra, senza alcun impegno all'acquisto, o a casa vostra, o nelle nostre gallerie. Venite a trovarci, mi fa sempre piacere incontrarvi, prendere un buon caffè insieme. Oh, con questa consapevolezza di quadri ne abbiamo tanti, di artisti poi, tutti quelli che volete. Ma è chiaro che avvicinarsi a una di queste opere è qualcosa di speciale, qualcosa di molto speciale. Proprio perché c'è un sentimento molto forte. Il mestiere di un... il compito di un'opera d'arte... È quella di comunicare, e non credo, di ricordare un artista o un dipinto o un movimento che sia decisamente più comunicativo di loro. Le condizioni con le quali potete avvicinarvi a questi quadri sono davvero straordinarie e uniche, e soprattutto irripetibili, perché è evidente che seppure loro, ovviamente sarò completamente al di fuori da quelli che sono meccanismi perversi di mercato. È chiaro che quando il mondo intero si affaccerà alla Biennale di Venezia prossima, dopo poi il clamore di Art Basel, il clamore di Art Marbella, dove sarò presente a documentarvi quello che accade intorno a questi, a questi personaggi, è chiaro che sarà impossibile anche per me potervi riproporre i quadri di questo movimento a prezzi simili perché anche questa sera riesco a farvi avvicinare a loro a questi dipinti a prezzi così piccoli consapevolmente che da Orlando potete trovare tutti gli artisti che vi piacciono da 100.000 euro 50.000 30.000 20.000 euro 10.000 15.000 tutti grandi nomi lunedì sera avremo questa trasmissione di grandi firme di arte contemporanea. Ma se il più importante collezionista italiano, italiano eh, francese, vivente ha nella sua collezione opere di questo movimento, cosa vi fa pensare? Il vero collezionista non è colui che compra solo le grandi firme. Orlando ha ah, compratele quando non avete voglia del tempo, no? ma il vero collezionista è quello che compra il quadro perché gli dà un'emozione, giusto? Anche se costa poco, ne parlavo l'altro giorno. no? Di quanto sia una grande verità il fatto che c'è tanta gente che se non spende assai, dice no, ma costa troppo poco. Non vale, non è così. Questa è la Galleria Orlando, io non ho, ho... lavorato, come sapete, per molti anni per altri. Quando ho acceso la mia rete non l'ho accesa per fare soldi. Grazie a Dio, insomma, ho una famiglia perestante, non, 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 non ho acceso questa rete per, per diventare ricco, insomma, chiaro? Ma per fare una televisione che volevo fare. Eh, prova, beh, mettiti nei miei panni, no? Prova a pensare ad aver lavorato tanti anni per altri aver fatto quello che gli altri dicevano che dovevi fare, poi finalmente ti metti in proprio e allora fai quello che vuoi, fai quello che senti, quello che hai sempre desiderato fare. Chiaro? Allora, nella mia rete, dove parliamo di arte moderna, contemporanea e dipinti antichi, ovviamente Orlando segue una linea, sugli antichi no, ovviamente sugli antichi come andate voi nel Biz, ma sul moderno e contemporaneo, quando scelgo, Scelgo seguendo un'intelligenza e una conoscenza che ovviamente è ben diversa dalla televisione commerciale che siete abituati a vedere. Chiaro? Perché questa è una galleria che si chiama Orlando, come la mia famiglia. E mio padre mi ha dato un insegnamento che non posso mai dimenticare: cioè quello, vuoi farti un cliente, dagli un artista importante, un artista serio. E faglielo pagare niente, allora sarà un tuo cliente. Perché chiunque di voi si avvicini a un dipinto di Sputnik, non solo mette in casa un'opera molto rispettata, è anche vista con uh, come, come dire con mistero: perché nessuno sa. Come si chiamano questi uomini? Però c'è una firma. Una firma dietro la quale ci sono questi cinque uomini. Sputnik. Quindi la prima cosa che vi dico da sempre. Grazie Aldo, è sempre la stessa cosa che vi dico, non si comprano i quadri in televisione. Non si compono i quadri in pochi minuti alle 10 di sera. Adesso non dovete né comprare né pagare né, né acquistare niente. Anche perché non potreste nemmeno farlo. Perché tu non puoi chiamare questo numero e dire compro. Non lo puoi fare. Tu puoi chiamare solo per dire Orlando voglio vedere, vedere. Questo, quello, quello, quell'altro. Quello che, che ti ha colpito. Quello che ti ha comunicato. Ancora questa sera? A un prezzo piccolo, piccolo. Come tu sai, con la Galleria Orlando i pagamenti li decidi tu. Puoi pagare i quadri in tutto il tempo che vuoi, col sistema che vuoi, in maniera che vuoi, fai quello che vuoi con Orlando. Ma adesso non pensate a pagare niente. Pensate al momento in cui avete il tempo di poter vedere uno di questi quadri. Orlando, non ho tempo di fare niente, a chi lo dite, ma datemi 5 minuti del vostro tempo hm, per poter vedere dal vivo una di queste opere. A me non interessa se le acquisti o non le acquisti, perché io so quanto è faticoso poter avere questi quadri. Contrariamente ad altri. Quale artista vuoi, nessun problema, Orlando lo trova e sicuramente a prezzo migliore di altri. Ma. Dedicare per me questa prima ora di trasmissione a un argomento così prestigioso, ma sì che anche la mia rete lo diventi. Perché questo è lo stesso artista, meglio lo stesso movimento artistico, che oggi è considerato il movimento artistico più eccitante e interessante del Novecento. Chiaro? E l'ho fatto con un mio carissimo amico ha acquistato un quadro di Sputnik e questo mio amico ha tanti quadri, è un collezionista e io vi posso assicurare quanti quadri tu possa avere in casa, un'opera di Sputnik fa la differenza, esce fuori, esce fuori dal coro proprio degli altri quadri, no dati quadri, io poi vi ho detto io quando entro in casa mia ho un rapporto molto intimo con i miei quadri, ma il quadro di Sputnik è qualcosa di speciale. Provate a metterlo vicino ad altri quadri. Perché è speciale? Perché parla, perché racconta e perché parliamo dell'opera creata da cinque teste, cinque cervelli, cinque menti unite insieme. Per questo non è poco. Eh? Quello che vi chiedo di fare adesso è quello di scegliere il quadro o i quadri che volete rivedere, senza alcun impegno all'acquisto, senza spesa. È molto semplice. Avete 14 capolavori, 14 opere scelte, alcune poi, ecco l'unica cosa che potrebbe essere antipatica per qualcuno di voi, ma non ho altra scelta, ho dato la mia parola, la mia parola vale. I dipinti selezionati per la prossima Biennale veneziana potete prenotarli con riserva, perché ad aprile io ve li devo portare via di casa. Ah, sì, perché devo portarli in Biennale a Venezia. È un prestigio importante, sai. Poi te li riporto a casa a novembre. Avete? Nessun problema. Ditemi ora quali tra questi quadri volete provare a vedere, o a casa vostra, o venite a trovarci in galleria, o a Brescia, o a Pietrasanta, in Toscana. Avete una scelta importante. Scegliete il quadro che vi ha comunicato. Certo. Stupendo, 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 stupendo. Favoloso. Guarda. Lo rivediamo subito, un istante che ho già. C'è la signora con lei, guarda. Nessun problema, è cliente, quindi se vuole gli riporto tutti. Grazie Aldo. sezionale allora eh, nessun problema se eh, siete indecisi fra più quadri o portarvi un quadro o portarvi in un paio faccio la stessa fatica voi non avete nessun impegno all'acquisto vi ricordo che potete prenotare tutto quello che volete vederli e poi decidere occhio a questi due fatemi sapere dove vanno questi quadri perché è importante non dimenticate poi che tutti i quadri sono tutti archiviati e sono tutti pubblicati quindi io vi do per ognuna delle opere vi do l'obbligazione ovviamente la certifica certificazione e soprattutto la cosa più importante alcuni di questi quadri saranno in mostra alla prossima Biennale di Venezia dove io ho dato la mia parola mi raccomando non mi fate fare brutte figure con la con la, questa importante galleria svizzera che tutela e protegge questo gruppo, nel farmi sparire i quadri perché sarebbe un problema. Quindi, cosa vuol dire? Che io il quadro ve lo porto a casa, voi lo potete mettere a parete, acquistare, ma ad aprile io me lo dovete ridare per i mesi della biennale di Venezia. Che poi è una cosa stupenda perché, ovviamente. Le opere saranno pubblicate sul libro della Biennale e, se vorrete, verrà scritto il cognome della vostra famiglia, di cui collezione privata della vostra famiglia, una cosa importante. Eh? Certo che sì. Allora, guarda, ve lo fai rivedere il 2 per la ombretta. vieni. Eccolo qua. Lavorosa. Lavorosa. Questo per ombrette. Questo è il numero due. È confermato il numero due. È bellissimo. Veramente bello. Veramente bello. Complimenti, complimenti davvero. Gran bel quadro. Allora, sapete benissimo come funziona. Sapete. Mi confermato anche il confermato anche, numero 12, grazie. Ripeto: confermato non vuol dire acquistato, quindi vuol dire Orlando lo voglio rivedere. A me è sufficiente questo. Ho già detto: quando chiamate questo numero non risponde una televendita, risponde una galleria. E questo è una cosa diversa, sai? Una galleria storica che nasce nel 59 a Firenze. E chiamare una galleria non è chiamare una televendita. Quando chiami questo numero, 030 72 82 900. nessuno cerca di venderti qualcosa. Nessuno ti chiede un acconto, nessuno ti chiede il numero di carta di credito, il numero di conto corrente. Ti chiedono solo quale quadro vuoi vedere. Perché è fondamentale questa cosa, soprattutto per un'opera così prestigiosa. E eh, lo vediamo come, vieni, vieni con me. È una bomba, è stupendo, è stupendo, stupendo. È un'interconnessione di pianeti. Cinque tele, una incastonata nell'altra. E i pianeti, e l'universo. Bellissima, bellissima. Quadro, in tutti i sensi. Basta così amici. Come vi ho già detto, la Galleria Orlando ha tanti quadri e tanti artisti di cui parlare. Per cui non ha senso che io insista su questo argomento, anche perché io sono il primo a sapere quanto veramente valgono e quanto varranno questi quadri in futuro. Perché ripeto, il mercato di questi artisti non prescinde da me ma dall'incredibile interesse che suscitano ogni giorno sempre di più. Perché mai come in questo periodo nel mondo c'è voglia di, di libertà e soprattutto di verità in un mondo sempre più bugiardo, fatto soprattutto da artisti bugiardi. Questa è una verità. Vediamo per l'ultima volta queste opere, adesso e poi basta. Uh, adesso, ripeto, non dovete né acquistare, né comprare, né pagare niente, ma soltanto dirmi quali tra questi quadri volete rivedere. Quando lo decidete voi? Dove lo decidete voi? L'importante è che il quadro vi comunichi. Chiaro? Venite con me. Quindi, alla famosa domanda... Che alcuni fanno quando vedono un quadro astratto. Diciamo, ma cosa vuol dire questo? Cosa significa? Non dimenticate che quello che vedete è quello che Sputnik vedeva dall'alto dell'orbita. E questo è Sputnik. Questi cinque uomini che raccontano un viaggio intorno alla Terra. Questo è il numero uno. Splendido. Il numero tre, guarda qua, che materia che ha. Che forza. E poi. ecco che tra i pianeti spunta. Sole guarda che cos'è questo, che meraviglia. Pensate per un istante, davvero al coraggio no, di questi uomini che capiscono quanto sia importante continuare a comunicare un sentimento così puro. Questo è il, quattro, è il numero 4, e poi il numero 5. Bellissimo il lavoro di questo qua. Guarda qua, che ridicolo! La pittura è incredibile, ma poi sul fondo. E il numero 5 in visione, adesso il numero 6. Un flusso di fuoco in mezzo al cielo che sfiora queste sfere di cristallo. E poi il numero 7. Adesso dovete solo scegliere il quadro che volete rivedere. Siete voi a decidere quando e dove. Forza. <coughs> Qua, guarda che cosa è questa, ma vi rendete conto cosa significa dipingere in questo modo? A livello tecnico, è pazzesco? <ride> e poi trovo decisamente splendido il numero 8: 5 tele incastonate una con l'altra, dove ciò che le accomuna ovviamente è l'universo. Stupendo, stupendo quadro. Questa è un'opera d'arte vera e propria. Bellissimo. Questa è l'opera numero 8, e poi il numero 9. Ecco come Sputnik immaginava la nascita di un pianeta. Cioè, sono quadri, quadri pazzeschi, davvero. Mi rendo conto, io poi ripeto che, a differenza vostra, li vedo dal vivo, sono vicino a loro e ne avverto la forza. Poi le due imponenti opere, le grandi opere numero 9, numero 10 e numero 11, opere che presto il pubblico internazionale ammirerà. 10 e il numero 11. Due pianeti si incontra nello spazio e poi vorrei sentire davvero il vostro commento su un pezzo di questa forza come il numero 13 mamma mia che cosa incredibile questo un vortice un vortice continuo intorno alla terra bellissimo quadro. Spettacolo. continua a divenire. Vedi? Questo è il tredici, il numero 14, grandioso, guarda qua, guarda qua questo pianeta, favoloso, chissà, chissà se riuscite a vedere in televisione, è molto materico, c'è cioè una, molto colore, materia, è pazzesco quello che accade qua, ma è splendido anche queste spirali intorno con una geometria favolosa. Lo stesso movimento di cui si parlerà in una conferenza importante a Marpeglia. tra meno di un mese, lo stesso, pubblico che oh, scusate, lo stesso movimento che incanterà il pubblico la prossima biennale di Venezia, queste le opere di Sputnik che potete scegliere, basta così, ripeto, se volete vedere una di queste opere sapete come fare, un colpo di telefono a 030 728900 oppure un messaggio al numero di Whatsapp che ogni tanto esce qua sulla sinistra e potete chiedere di vedere uno di questi quadri, niente di più semplice. Siete voi a decidere quando e dove vederli, quindi potete chiamare e dire Alessandro, voglio rivedere questo o quest'altro, perché solo vedendoli dal vivo riuscirete a capire l'essenza di questi quadri. Poi, ripeto, a comprarvi i soliti artisti, le solite firme avete tutto il tempo davanti, quelle li troverete tutta la vita, ma decisamente riuscire ad avvicinarsi a dipinti così importanti. Non di un uomo, ma di cinque uomini che insieme hanno creato il movimento artistico e culturale più eccitante del Novecento. Tutt'oggi nessuno sa chi siano. Tutt'oggi nessuno li ha identificati. Il motivo è semplice: non potevano uscire allo scoperto perché sarebbero stati perseguitati dal regime comunista del tempo. Chiaro, perché all'epoca non si poteva parlare di libertà. Ecco perché questi quadri sono così potenti, potenti e forti, come il desiderio di ognuno di noi di essere liberi. Ora, come vi ho detto, dopo la grande presenza in Svizzera, il prossimo grande evento a Marbella, meno di un mese, dove faremo qualcosa di speciale perché porteremo le telecamere di Orlando Arte quindi andremo in diretta da Marbella e vediamo cosa succede in quell'evento e poi il prossimo grande momento sarà quello in cui tutto il mondo potrà ammirare i lavori di Sputnik nella prossima grande biennale veneziana. Ora, uh, ditemi, avete qualche domanda? Volete rivedere un quadro tra questi? Uh, C'è una di queste opere che volete vedere o a casa vostra o da noi, perché veniteci a trovare per me è una grande, grande gioia. Veniteci a trovare o a Brescia o a Pietrasanta, così che possiate vedere dal vivo. Poi ripeto, non mi interessa se li ha acquistate o non le ha acquistate, io li tengo da parte volentieri questi quadri. Ma è proprio dedicato questo argomento a chi di voi vuole qualcosa in più da un quadro vuole che abbia un significato profondo, importante, intenso. Ognuna di queste opere, ovviamente dicevo, è pubblicata, quindi con piacere vi regalo anche il libro dove sono pubblicate. E ho citato questa cosa perché questa è la cosa che eh, l'altra notizia che eh, mi diceva, eh, ma poi notizia confermata del fatto appunto della presenza. Di opere di Sputnik nel padiglione più incredibile che possa essere esistito ormai da pochi anni, apparso alla Biennale veneziana, che è il padiglione del Vaticano. Cioè, cose. E questo fa capire tante cose, davvero tantissime cose, no? di questi cinque uomini che hanno conquistato il mondo, hanno conquistato le collezioni dai nomi più altisonanti in assoluto e che sono persone che tu non puoi plagiare, non puoi fargli fare quello che vuoi tu. Questo trovo sia qualcosa di strepitoso. No? Ma, ripeto, questa è la Galleria Orlando, abbiamo tanti quadri di tanti artisti che possiamo far vedere a voi. Se, siamo in diretta, quindi se volete rivedere una di queste opere, ditemi quale. Ah, guarda, credo che sia... Uno dei quadri, quadro, sculture, definiscila come vuoi. Sia l'otto che il nove sono due pezzi da brivido. Il numero nove racconta la nascita di un pianeta. E il numero otto sono cinque dipinti in uno. Esattamente come loro, cinque uomini, che creano Sputnik. Stupendo, stupendo, stupendo. Beh, questo, questo è il quadro che racconta al meglio l'essenza di Sputnik. Perché parliamo di cinque tele. Non lo so. È difficile per quanto mi riguarda. Io mi emozioni ancora di fronte a un quadro dopo tanti anni, eh, opere che ho visto tutta la vita, di, di tanti artisti. Sono pochi gli artisti che ancora oggi mi danno delle emozioni forti, è evidente. Ecco perché questa sera sono davvero felice di potervi raccontare alcune opere di questo livello. Veramente è spettacolare questo numero. 8. Grazie, Aldino. Cinque quadri in un quadro, cinque uomini che firmano Sputnik. Stupendo, stupendo, veramente. Cioè, poi io ripeto, la cosa che, della quale sono più che convinto. No? C'è tantissima gente, e lo so perché è un luogo comune. Tanta gente che dice spendo poco, no? costa troppo poco Orlando. Vuol dire che non è importante, non è così. È chiaro che quadri del genere in mano a chi sappiamo bene noi vi chiedeva dieci volte di più rispetto a quello che vi chiede Orlando. Ma Orlando ha una filosofia di fare i prezzi delle opere, molto gradita, molto amata dal pubblico, devo dire. Questa è un'opera speciale. E ripeto, parlare di Sputnik questa sera. A una condizione di prezzo simile, è chiaramente l'ultima volta che lo posso fare. Quindi, chi di voi sta ancora pensando su uno di questi quadri, può chiamare e dire: Orlando, non so se lo compro, lascialo da parte, poi ci risentiamo con calma e deciderete. Più o meno. Ma non ve lo fate sfuggire un quadro così, perché è davvero potente, davvero, davvero potente. Ringrazio la gentile signora che ha chiesto di rivederli ancora una volta, rivediamo ma che sia l'ultima volta davvero, abbiamo tante cose, abbiamo tanti argomenti da trattare insieme, quindi eh, rivediamo per l'ultimissima volta. Voi adesso dovete soltanto scegliere il quadro che volete rivedere, siete voi a decidere quando e dove o a casa vostra in tutta Italia, nelle nostre gallerie e solo allora deciderete se acquistare o non acquistare. Cosa molto importante stasera, visto i grandi eventi che seguiranno prossimamente legati a Sputnik, è quello di fermare il prezzo, a prescindere poi dalla scelta finale di comprare o non comprare. Il numero 1. Sento scusa, è confermato il numero 3 e chiedo di rivedere il numero 6. Ringrazio per il numero 3 e adesso andiamo a vedere anche il 6. Questo è il numero 1, avanti. Andiamo a vedere anche il numero 4 guarda qua, guarda qua spettacolo che è questo è grandioso, eccezionale poi il numero 5 pensate alla difficoltà oggettiva nel riuscire a dipingere così perché ho già detto più di una volta, la tecnica è fondamentale. Poi vediamo il 6 per un cliente in linea con Robertino. Eccolo qua. Guarda. Sfere di cristallo che fluttuano in questo grande dipinto ad olio. Questo è il 6. e il numero 7. Poi, sul numero 8 ci state pensando in troppi. Lo so che vi piace questo quadro, è un capolavoro, ma io mi rendo conto della difficoltà oggettiva, no? parlare di opere così intense, così profonde, così importanti. A un prezzo così piccolo è chiaro, e dici: Ma Orlando, ma io voglio spendere di più, voglio, voglio quadri importanti. Li avrete, non è un problema, cioè, abbiamo tutti i quadri che volete. Ma la più grande soddisfazione di un collezionista, l'ho detto più di una volta, qual è? Quella di riuscire ad avvicinarsi ad artisti importanti quando ancora costano una cifra ragionevole. È quella la cosa più bella. Comprare oggi un artista a un prezzo piccolo, piccolo, che poi ti dia soddisfazioni economiche anche in futuro. Mi stava suggerendo Roberto, che siete più di uno, che stanno pensando se prenotare o non prenotare questo quadro. Prenotatelo. Prenotare il quadro vuol dire solo potersi prendere tutto il tempo che vuoi per decidere poi se acquistarlo o meno. Ma questo è veramente pazzesco. Pazzesco perché racconta al meglio il sentimento di Sputnik. Che cos'è Sputnik? Sputnik sono cinque uomini, esattamente come quest'opera fatta da cinque tele, unite da un solo sentimento. Eh, direi... Alessandro Scusa, è in conferma il numero 6. Complimenti per il numero 6, complimenti, gran quadro. Poi, il numero 9, la nascita di un pianeta. Quest'opera è pazzesca, ti, ti, ti attrae. E i due stupendi dipinti di Sputnik numero no, 10 e numero 11, destinati alla prossima biennale, non male, eh? Non male. Guarda qua, che spettacolo, bellissimo. bellissimo. E poi. Il numero tredici. 11 in visione da 13 da rivedere per Guarda, 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 guarda. Vediamo anche il 14, Alessio. Eccolo qua. Che forza che è. Magnifica. C'è una tale forza. Una tale energia davvero unica. Ma no, ma non mi fate così. Grazie Alessio. Voglio rivedere. E cioè, tutta... da quando è iniziata la trasmissione che chiedete di rivederlo questo quadro? Mi, mi domando e dico. Vieni, vieni. Perché? Telefonken. Prenotatelo, no? Avevamo. 14 quadri. Scusa, scusa, confermato il numero 9 e il numero 14. Ecco, ne sono rimasti 6. E cosa aspettate? Dice: Va bene, Orlando, dai, poi tanto ne troverai altri. Non certo a questi prezzi. È impossibile. Secondo voi, opere di artisti che poi saranno catapultati nel grande scenario internazionale della Biennale veneziana, l'evento di Marbella, è impossibile? Cosa vi costa chiamare e dire Orlando lo voglio vedere? Niente. Ho detto vedere. Continuano a chiedere di vederlo il quadro, ma vedetelo dal vivo, perché è una bomba questo quadro, splendido. Questo è il numero 8. Eh? Non Dici, pensate, la cosa peggiore, sapeste quante, una delle cose che veramente mi fa veramente arrabbiare, quando a volte ho il piacere di incontrare alcuni di voi, giro per l'Italia e vi incontro e mi dite, sai Alessandro, quella sera ti stavo guardando in trasmissione, e hai presentato un quadro che mi piaceva, poi però non l'ho prenotato, ma perché? Cioè, la cosa peggiore nella vita è vivere di rimpianti, soprattutto quando non ti costa nulla prenotare un quadro, perché è, è fondamentale. Io poi non so voi, ma se mi piace un quadro, io me lo compro. No, Orlando io preferisco comprarmi eh, l'ultimo Rolex uscito ora, eh, l'ultima collezione, preferisco comprarmi l'ultima eh, cravatta, non so, cose, ognuno vive de, de, dei propri piaceri, no? Ma io so cosa vuol dire perdere un quadro e non lo dimenticherò mai, perché mi è successo eh, molti anni fa, adesso circa 20 anni fa è tutto per colpa della persona che amavo in quegli anni posso dire questa cosa però non mi stia guardando anche perché insomma ho sempre, ho sempre avuto un quasi sempre un buon rapporto con i miei amori passati e, e mi ricordo ancora volevo comprarmi un dipinto un dipinto che Aveva un, mio amico, un amico, gallerista di mio padre, Il mio padre è ancora in vita, parlavo nel 2023 anni fa, e un amico di papà a Forte dei Marmi. In galleria aveva questo quadro di un artista che amo molto, si chiama Francesco Clemente. Ed era un dipinto sulla miera, mi ricordo ancora, un abbraccio. Clemente è un artista che io adoro, io purtroppo. Di Francesco Clemente ho soltanto una guache molto carina, molto bella, però. Questo era un olio eccezionale, un olio, ma non perché era olio, mi piaceva molto. E sai, quando sei fidanzato, allora è evidente che, insomma, per una questione di rispetto per la persona con cui sei fidanzato, fidanzato, insomma, dici, vorrei, è bello questo quadro, ma però chiaramente quando compri un quadro, insomma, lo devi condividere anche con la persona che ami, puoi essere egoista, dire... Mi piace questo quadro, me lo compro perché piace a me, almeno io non sono così. Ho sempre condiviso tutto, ahimè, con le persone che amavo. Ma eh, a parte questo, quella volta, questo tra l'altro era un amico di papà, quindi aveva fatto un prezzo eccezionale per l'epoca, parliamo di 55 eh, milioni di vecchie lire, che era un prezzo importante, ma piccolo di fronte al mercato di questo artista. E il quadro era un capolavoro, in realtà, poi ripeto, ero figlio di Angelo Orlando, quindi il prezzo era un prezzo ottimo. Eh? E lo volevo comprare a tutti i costi. Poi dopo eh, la mia metà, insomma, no, Alessandro, dai, ma no, perché 50 milioni per un quadro così? Insomma, eh, no, lascia stare e troverai un altro più bello. Ma quando mai? Oggi quel quadro costa 150, 160 mila euro. A trovarlo, ma chissà dov'è, qualche collezione privata, però ecco. Dici bene Orlando: te ne puoi comprare un altro, no? Certo, ma non quello. E quando ti innamori di un quadro, tu vuoi solo quello, almeno ah, io sono fatto così, che accontentarsi nella vita è la cosa peggiore, no? Siete d'accordo? Mai accontentarsi dovete pretendere, perché un quadro che tu vedi. Già oggigiorno ci piacciono poche cose, no? E ci eccitano poche cose. Quindi quando tu trovi qualcosa che ti eccita, qualcosa che ti piace, un'opera d'arte sto parlando ovviamente, è chiaro che la devi comprare, perché poi non la ritrovi quell'opera. Oppure, cosa triste, eh? ti accontenti di qualcosa che gli somiglia o okay? di qualcosa che, che, che abbia un po' il profumo di quella. Però non è la stessa cosa, no? E allora mi è capitato più di una volta di incontrare qualcuno che mi dice, sai Alessandro, quella sera ti guardavo e c'era un'opera che mi piaceva, però non l'ho prenotata. Ma perché no? Perché no? È la cosa peggiore. Quindi, credo che, se non mi sbaglio, questo quadro piaccia a molti di voi, ma il quadro è uno solo. Ed è davvero unico anche, pittoricamente, no? Sapete qual è uno dei più grandi desideri che ho avuto da sempre, fin da quando ero ragazzino, ero molto piccolo, e aver avuto la fortuna, aver avuto un papà come il mio, ovviamente mio padre, mi portava da tutti gli artisti. Io ho avuto la fortuna di conoscere tutti i più grandi artisti del Novecento li ho conosciuti tutti. Eh, solo De Chirico. Non l'ho potuto conoscere perché mio padre non mi ha portato da lui, o meglio, ero a Roma. Papà era da De Chirico per prendere le autentiche. Però non mi ha fatto salire a casa di De Chirico. Poi ho capito il motivo, perché poi c'era un personaggio che a mio padre non piaceva, di no. Poi ero piccolino. Però me li ha fatti conoscere tutti gli artisti, tutti quanti. Invece io, né io né tantomeno voi, potrete mai conoscere chi sono sputri. E questa è una cosa che mi fa arrabbiare, perché vorrei conoscere questi artisti, vorrei stare a cena con loro, condividere con loro un po' del mio tempo, perché vorrei ascoltarli. Seppure i veri grandi artisti parlano molto poco. I veri grandi artisti e non so qualcosa di quelli che ho conosciuto, quando io per un certo periodo del mio tempo ho avuto ehm, il compito di intervistarli, non volevano essere intervistati. Prima fra tutti Mario Schifano, mi ricordo ancora, era il 97 e arrivai a Roma in via delle mantellate con la truppa esterna dell'azienda per la quale lavoravo e con le telecamere entriamo all'interno e lui mi conosceva, mi conosceva molto bene schifano perché perché conosceva mio padre e fin da piccolino mi ha visto crescere schifano e io ho visto crescere lui e morire lui anche perché poi ero con lui fino agli ultimi mesi della sua vita e mi ricordo quando Mario schifano vide tirar fuori le telecamere dalle borse disse Orlando o andate via o chiamo i carabinieri vi faccio arrestare. Siamo andati via di corsa perché non voleva assolutamente essere intervistato. Diceva Orlando: cosa vuoi da me? Sono i miei quadri che parlano per me. Cosa vedi in quel quadro? Quello che vedi tu va bene anche a me. E la verità è questa, nella pittura informale, nella pittura astratta, quello che tu vedi quello che ti somiglia, come direbbe Picasso, perché Picasso diceva che ogni quadro di qualunque artista vero che dipinge è un autoritratto, qualunque cosa sia. Dunque, sono rimasti pochi quadri <ride> e eh, sono quasi le 23 di questa bella serata. Eh, scusa, chiedono di vedere l'opera numero uno. Rivediamo. Accomodatemi. Pensavo vi chiedessero ancora di rivedere la numero 8, direi basta, direi, l'avete vista abbastanza. È splendida. Quindi, ribadendo il concetto di Sputnik, di questi cinque uomini che dipingevano quello che secondo loro il satellite vedeva dall'alto, questo è il cielo e le orbite dei pianeti. Gran bel quadro. Splendido. Questo è il numero uno per una gentile signora e signora che ha parlato con Roberto. <coughs> Magnifico. La cosa che veramente mi sembra un po' strana, grazie Alessio, è vedere ancora a parete le due grandi opere prossime alla Biennale di Venezia 2022. Perché è un privilegio di pochi poter avere in casa opere destinate a una Biennale. Certo, può essere fastidioso questa cosa che voi potete prenotare i quadri e ad aprirle dovete restituirmeli, perché questi sono i patti imprescindibili. Eh? Le due opere alle mie spalle sono destinate alla prossima Biennale veneziana e voi potete prenotarle adesso, io ve le porto a casa, ma aprire dovete restituirmeli, poi ve le restituisco alla fine della Biennale. Perché dico questo? Perché è un privilegio di pochi poter dire di avere in casa un'opera che sarà ammirata da centinaia di migliaia di persone e soprattutto pubblicata sul libro della Biennale. Eh? Questi sono due quadri molto importanti. E altra domanda che potrebbe farmi qualcuno, Orlando, ma quanti quadri Sputnik hanno realizzato di questa misura? sicuramente molto pochi, ho spiegato le motivazioni storiche e politiche, quindi è qualcosa che distingue, per chi di voi vuole soltanto delle opere straordinarie, mm? ne avete addirittura due, il numero 10 e il numero 11. Signor Scusa, è confermata l'opera numero 1? Ringrazio e complimenti. Lo ripeto ancora una volta, questa è la Galleria Orlando. Vi prego di non fare confusione. Dicono Orlando, sì, ma io mi ricordo di te, ti guardo da tanti anni, dimenticate, quello era un altro Orlando, eh? questa è la mia rete, porta il cognome della mia famiglia. E l'ho cucita su di voi. E la cosa alla quale tengo maggiormente è come ci comportiamo con voi, avere cura del cliente, coccolarlo e soprattutto suggerirgli cose importanti a prezzi meravigliosi. Questa era la mia scommessa quando ormai sette anni fa ho acceso la mia rete e questo è il momento in cui io capisco di aver fatto centro, presentando a voi qualcosa di cui... Come vi ho già detto mio padre, mi parlava quando ero piccolo, mi parlava di questi cinque uomini che di nascosto dipingevano. Quando ritrovavano il governo russo del tempo distruggeva i loro quadri, gli dava fuoco. Erano gli anni Sessanta, gli stessi anni della grande rivoluzione industriale. E invece in Russia il governo russo comunista del tempo era molto duro repressivo e questi cinque ragazzi decidono di mettersi insieme e di firmarsi come Sputnik perché Sputnik perché Sputnik era il nome di questa macchina che riesce a volare via il primo satellite in orbita era il 1957, l'anno in cui nasce Sputnik. Loro si firmano come questa macchina infernale che riesce, oltrepassando l'America, arrivando prima degli Stati Uniti d'America, a andare nello spazio. E poi uno dei primati della Russia, non solo questo, poi non dimentichiamo l'altro primato, 1966, di Gagarin, l'uomo, il primo uomo che mette piede sulla luna. Eh? Ora, tutto questo vi deve far riflettere, no? A chi dice, Orlando, perché, perché non si firmavano? Perché li avrebbero sparati o messi in prigione? Perché nessuno sa chi sono? Perché per anni sono rimasti nascosti. Ci sono due enti che tutelano questo artisti, uno a San Pietroburgo e uno in Svizzera. Dove provengono questi dipinti? Ho spiegato le motivazioni, no? Devono essere protetti, devono essere tutelati questi cinque uomini. E loro, tutti e cinque, dipingevano questi quadri, raccontando quello che questo satellite vedeva. Ma non vedeva questo satellite nel 57, Sputnik, non aveva occhi, non aveva telecamere, perché era rudimentale, molto potente, ma rudimentale. Emetteva solo segnali radio, percepibili dovunque, ma non aveva telecamere. E allora questo non fa altro che eccitare ancora di più la mente di questi uomini, che decidono di dipingere quello che secondo loro Sputnik vedeva. Chiaro? Perché? Per quale motivo? Erano affascinati da Sputnik. Perché Sputnik era libero e viaggiava intorno alla Terra e vedeva tutta la Terra dall'alto. Ed ecco quello che raccontano i quadri di Sputnik. Sono... <ride> esatto, mi viene in mente, quando parlo di Sputnik penso a quando lavoravo per altri che dovevo intervistare degli artisti che facevano lo speciale. No? Allora mi ricordo, eravamo seduti, due poltrone, io che facevo le domande all'artista, eh, l'intervista durava circa 20-25 minuti e quando finiva l'intervista mi chiedevo che cosa avesse detto questo artista, mi chiedevo che cosa mi avesse lasciato, oltre che la bellezza dei loro quadri, molto ruffiani, molto nazional popolari, siamo tutti accattivanti, è vero, ma vuoti. Eh? Questi artisti che più, più che artisti della pittura erano più showman, quello che si presentava un po' da Frank Sinatra, no? quell'altro che faceva il pittore maledetto, poi arrivava con... Le ho viste di tutti i colori, veramente di tutti i colori. Ma gli artisti veri sono altri. Gli artisti veri sono quelli che ogni giorno combattono per riuscire a comunicare. È fondamentale. Beh, pensate, pensate nei rapporti umani. Quando è, che, quando è che un amore finisce? Un amore finisce quando non c'è più comunicazione. Quando non si comunica, tac. Basta. Ecco perché è importante comunicare. I quadri di Sputnik ogni momento, ogni istante comunicano la cosa più bella del mondo, cioè la libertà. Guai a chi ce la toglie. Ora vi presento tre quadri. Di le opere di Sputnik sono tutte pubblicate, tutte quante tutelate dalla fondazione, ho già detto. Tre opere che raccontano il sentimento intenso di Sputnik. Sono le ultime tre che abbiamo. Basta. Tutte e tre, insieme alle due grandi opere che vi ho mostrato, destinate alla prossima Biennale di Venezia. Quindi con quella cosa antipatica, eh, mi rendo conto, io farei fatica, una volta che metto un quadro a parete, guai chi me lo toglie, ma chi di voi prenota questi quadri, ad aprile me li deve prestare. Sì, ma non me li presta per metterli in casa mia, ma per poterli esporre alla vetrina internazionale più importante, italiana, conosciuta a livello mondiale, che è la Biennale veneziana. Il numero 15. Guarda, guarda, guarda. Guarda qua. È pazzesco questo quadro. Splendido. Bene che sono emozionato da questa, questo movimento, ma non perdiamo le buone abitudini. Coffee time. Questo è il numero... 15. Ma poi amici, ma poi. Una notte di stelle e flussi di colore che lo attraversano. Mamma mia, mamma mia, mamma mia amici, mamma mia. Che cos'è questo? Alessio, telefunca. Bellissimo. Questo è il sedici E poi... L'ultimo. Basta. Non ce n'è più amici. Anche lui destinato alla vetrina italiana più internazionale. Guarda che meraviglia i colori di questo. Il 17, 16 e 15. Bellissimo, bellissimo. Questo vuol dire comunicare e continuare a comunicare. Tre opere per tre di voi che vogliono qualcosa in più da un quadro, che vogliono un sentimento più forte, potente. Sì? Sono rimasti pochi quadri, sì. Facciamo un fermo d'immagine di queste tre opere e andiamo a rivedere per una gentile signora o signore che ha parlato con Roberto, il numero 7. Ho capito bene? Queste sono eccezionali. Da rivedere il numero 7 per una gentile signora o signore in linea con Roberto. Rivediamo subito. Eccolo qua. 80 per 80 la misura di questo dipinto, dove c'è una sorta di calamita che attrae tra loro queste spirali. Confermata. Ringrazio. E complimenti. Confermata anche questa. Che grande soddisfazione appendere a parete un quadro così. Che grande soddisfazione appendere a parete un quadro di cui tu non sai chi l'ha dipinto. Sì, c'è una firma, molto importante. Ma non conosci le persone. Ma il sentimento sì. Vogliono rivedere i tre capolavori della Biennale, li vediamo. Splendidi, splendidi. Bellissimi. Le rivediamo una alla volta, per favore, per gentile, un gentile signore in linea con Robertino. Il 15 in visione. Vediamo poi anche gli altri. Grazie, Alessio. Possiamo rivedere il numero 5? Con il rivediamoli. Cioè, amici sono rimasti cinque quadri. Allora. Esatto. So... Sono rimasti cinque quadri, va bene, sono rimasti cinque opere. Mi sembra assurdo insomma continuare a parlare, lasciateli qua. Eh, per quale, questa cosa del, l'ho già detto, no? dopo tanti anni che faccio questo mestiere, questa cosa del rivediamo, che chiamate possiamo rivedere, non dimenticate, quando tu chiami per rivedere un quadro, non rivedi solo tu, lo rivedono anche tutti gli altri che stanno guardando la trasmissione e così rischi di perderlo, invece fai molto prima, eh. Dire Alessandro, mettimi da parte quello o quell'altro, poi lo rivedi. Con calma, a casa tua, da noi, quando hai tempo e voglia. No? Due di voi hanno chiesto di rivedere i tre ultimi dipinti, li rivediamo. Assurdo, assurdo. Sono tre pezzi eccezionali, non a caso selezionati per la prossima Biennale veneziana. Un metro per un metro. Sputnik. Guardate qua che cos'è questo. È una cosa incredibile la bellezza di questo quadro. Questo è il 15. La notte di stelle e il numero diciassette. Guarda qua

Potente, intensa. Tre capolavori. E altro quadro che davvero vedo ancora a parete, ma mi sembra è rimasto qua da solo il numero tredici. Mamma mia, che forza che ha. Altro momento eccezionale. Confermata la 17. Complimenti, complimenti davvero. Quadro eccezionale: 17. Davvero splendido. Sono rimasti due, il 15 e il 16. Sono rimasti due, il quindici e il sedici. Il quindici e il sedici. Il 16. Splendido il 15. E poi c'è quella, quella notte di stelle, il numero 16, che è una cosa meravigliosa, veramente meravigliosa. Bellissima, veramente bella, bella, bella. Amici, se perdete questi due non ce ne sono altri. Magnifico, veramente bello. Basta così. Sono rimasti tre quadri della uh, prima tranche di cui abbiamo parlato. Fai un fermo Alessio per favore. E sono questo numero 4. Andiamo a vedere. metro per un metro, spirali e geometrie nello spazio, i pianeti e questo sole. Questo è il numero 4. E poi il numero cinque. Eccolo qua. Un reticolo di spirali concentriche. Poi il numero 8, incredibile, è incredibile vedere ancora qua un quadro di tale forza, veramente sono misteri televisivi, giuro. Quest'opera è davvero straordinaria. Io ho, giustamente dovete scegliere voi il quadro che vi piace, ma quello che è davvero straordinario, no, non ormai avete. Ricordate il fatto che Sputnik è la firma che racconta il lavoro di cinque uomini. E quello che vedete sono cinque tele incastonate una con l'altra. Una cosa meravigliosa, meravigliosa, meravigliosa. Quale. Confermato il numero 16. Ringrazio. Quale opera può un po' meglio? di tutte, cioè raccontare Spotlink se non questa. Dove essere la prima a essere confermata, mi pare. Stupendo, stupendo. Confermato anche il 16, quindi resta. Solo il 15 dei tre famosi di cui abbiamo parlato. <coughs> Dei tre ultimi dipinti presentati, l'ultimo <ride> ancora disponibile è questo, che vi faccio vedere e che vi invito a prenotare perché non ce ne sono altri. Ed è anche molto bello, intenso, forte, potente. Guarda qua, è cosa incredibile. È pazzesco, pazzesco. Questo è il numero 15, destinato alla prossima biennale, l'ultimo che c'è. Sai, quando presento ovviamente, pittura astratta o informale, eh, la mia paura è sempre quella di incorrere in eh, qualcosa di già visto, no? di qualcosa di stiamo urlando, ma ho già visto quadri strani, no? <ride> quadri, come definisce un mio amico che dice Alessandro. Stasera cosa presenti? Pittura strana o pittura figurativa? Ma <ride> troppo ridere questa cosa. Ecco. Se il mio amico quando intende pittura strana, questa sarebbe la pittura strana. Ok. Uh, in realtà quello che conta è il concetto che vuole esprimere un quadro, no? Ecco perché con le opere di Sputnik sei già un passo avanti, perché comunque sai perfettamente quello che vogliono significare o quello che raccontano. Quindi non è strana quest'opera, anzi meravigliosamente comprensibile. Ma direi che può bastare per stasera. Eh, chiudiamo questo argomento. Eh, numero 15, numero 13, ultimi quadri disponibili, straordinario 11 e 10, eh, questi sono i due pezzi importantissimi, vi ho spiegato le motivazioni. <ride> non so misteri, e questa è veramente una cosa pazzesca. Questo qua, bellissimo, è molto importante. Il numero 8, il numero 5, e il numero 4. Bene, allora consentiamo a chi si fosse sintonizzato da poco di poter rivivere questa trasmissione dall'inizio. Soprattutto ascoltate con attenzione quello che sono i prossimi accadimenti e quello che avverrà intorno a questo nome perché sono molto importanti e soprattutto quello che è importante, ciò che avverrà tra meno di un mese a Marpeglia e tra qualche mese a Venezia. Sono momenti straordinari che non faranno altro che far crescere ancora di più il la curiosità e l'attenzione la, verso questo movimento artistico così intenso. Eh? Quindi facciamo un fermo di immagini e andiamo a rivivere insieme i primi momenti della trasmissione. Our Спутник взлетел в 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. Миллионы километров обретал искусственный спутник вокруг Земли. и люди следят за ним неотступно. Ora veniamo a noi. Questa sera un grande evento di quelli che aspettavo da tempo ma che non ho potuto annunciarvi perché, come è giusto fare, fin quando non ho le prove di avere fisicamente i quadri in galleria, meglio non annunciare una cosa che poi. Perché in questo mondo è fatto così: eh? non è che tu fai un colpo di telefono e dici bene, allora arrivano questi quadri e arrivano. E se non arrivano. È un problema grave. Ecco ho iniziato la missione senza nemmeno ringraziarvi per ieri sera. Siete stati forti ieri sera, anche troppo forti, devo dire, povero Orlando con le vostre offerte. Ma va bene così. Ora, um, mio con piacere, per carità, però, insomma faccio sempre un po' fatica ad allontanarmi dalle gallerie Orlando che dirigo perché perché ogni giorno ci sono tante cose da fare. Però non potevo dire di no a questo grande evento che sarà dal 3 di novembre. Il 3 di novembre sarò a Marbella, devo esserci per forza. Immancabile questo evento dove se tutto va bene eh, porteremo anche le nostre telecamere, quindi saremo in diretta da Marbella con la truppa esterna e eh, andremo in diretta proprio dalla città di Marbella. In tutta Italia, eh, perché se tutto va bene riuscirò ad incontrare uno dei personaggi chiave del movimento sputnik. Che chiaramente non posso rivelarvi i nomi e tantomeno i volti, ma lo incontrerò. E sarà per me un momento. Mi hanno, mi hanno promesso questa cosa. Per cui ci sarà anche un grande evento in Art Marbella, che è una delle fiere d'arte moderna più eh, contemporanea più prestigiose, piccola. Ma è importante perché è eh, una di quelle fiere dove entrano poche gallerie selezionate e ci sarà un tributo. Grazie a quelle che sono, um, coloro che sono le curatrici e coloro che seguono il mondo sputnik, che è un mondo particolarmente eh, fuori dagli schemi e fuori dal coro, e questo piace tanto al mio pubblico come piace molto anche a me. C'è cioè un pubblico che da sempre ha lottato per la cosa più bella. Eh, possiamo avere, cioè la libertà e proprio per questo motivo ha sempre rifiutato alcuni eh, momenti in cui potevano sicuramente guadagnare molto di più, ma essere schiavi di un sistema legato all'arte contemporanea che chiaramente che io conosco molto bene e che eh, fa parte un po' di un mondo che conosco e che chiaramente evito. Mm? Ma questa è la forza di questo movimento. Sputnik ha questo potere come nessun altro movimento, quello di essere meravigliosamente rivoluzionari per ottenere quello che vogliono, e cioè libertà, libertà di azione, libertà di parola, libertà di, di potersi esprimere attraverso la loro arte. Bene, tutto questo avverrà il 4 di novembre, esattamente, perché il 3 saremo all'inaugurazione di Art Marbella, ma poi il quattro sera in diretta da Marbella trasmetteremo in Italia quello che accadrà. Quindi sarà qualcosa, non vedo l'ora, devo dire, perché è qualcosa davvero di incredibile, quello che vivremo insieme. Sputnik è recentemente ammirato ad Art Basel, con questa importante galleria elvetica che è stata la prima, che mi ha consentito di presentare alcune opere di questo gruppo, una galleria, una galleria svizzera molto importante che ha sempre fatto delle cose molto importanti e che allo stesso tempo quando ho avuto il contatto con Spottrink e quindi poter avere alcune opere di questo movimento, del gruppo, ha, è riuscita nel segno come pochi altri. La fortuna è stata poter incontrare questa gallerista, siamo diventati ottimi amici che mi ha consentito di potervi presentare queste opere. Poi con l'ausilio anche di Colei che è la, la coordinatrice del gruppo di, eh, che tutela l'immagine e la figura del movimento Sputnik. E anche in questo caso ho una grande sorpresa per voi perché voi l'avete vista in un'intervista che abbiamo fatto a distanza perché eh, questa dottoressa giovanissima vive a San Pietroburgo ma finalmente con questi eh, allentamenti insomma, di restrizioni per covid viva eh, finalmente può viaggiare quindi può arrivare in Italia e presto la vedremo in diretta qua dagli studi di eh, Orlando Arte, non so se da Brescia o da Pietrasanta, poi vedremo a seconda dei parinzesti. Ma è importante perché è lei eh, la figura che mi consente anche di poter dialogare con Sputnik. Io non posso chiamare Sputnik o uno dei studi e dire allora facciamo, non posso parlare con loro. Magari vorrei poterlo fare. Se tutto va bene, ripeto, a Marbella avrò un contatto e questo per me. È una gioia immensa. <ride> immensa esattamente come tutti quei collezionisti che hanno capito quanto sia importante poter avere in casa dei quadri che parlano e che dialogano e che comunicano qualcosa di interessante. Poi, ripeto, so bene, no? lo so perché mio, io ho tanti clienti, grazie, e siete migliaia, davvero tanti clienti che comprano da Orlando. Ossia L'antico, il moderno e il contemporaneo, nel contemporaneo e nel moderno c'è chi compra, ad esempio, solo artisti italiani o solo artisti. Eh, io, ad esempio, ho un carissimo amico che compra solo artisti fiorentini. <ride> perché? perché no? Dire perché ama la sua città e acquista solo artisti nati a Firenze, nativi, Vinicio no? Pertino. Dire. Eh, sono, sono forme di collezionismo che chiaramente io rispetto. Poi ci sono quelli invece che. Cercano qualcosa in più, che non si accontentano della firma di un artista, ma vogliono che il quadro racconti qualcosa di più profondo. E quindi che ci sia un, un ragionamento dietro a questo, no? perché è fondamentale. Il quadro deve raccontare. Io ad esempio lo dico spesso, quando torno a casa e vedo i miei quadri alla, alla parete di casa mia, io ho un, uh, un rapporto con loro, ho un rapporto con i miei quadri. Un rapporto importante, guai, è la cosa più preziosa che ho. Ogni volta che incontro uno dei miei quadri, dei miei personali, ovviamente ho un rapporto speciale, perché li ho scelti con cura, li ho scelti con intelligenza, con conoscenza e li ho scelti perché quei quadri ovviamente mi hanno comunicato qualcosa. E continuano a comunicare. Non è che non smettono mai, questo è, è fondamentale. Ora, tutti voi sapete, vi ho già raccontato la storia così affascinante di questi cinque uomini che nel 1957, con l'avvento di questa, questa grande novità per la Russia, cioè il fatto di questo satellite che sfreccia nel cielo e raggiunge le orbite, dove sorpassando poi il colosso americano, no? quindi riuscendo ad arrivare prima dell'America. Questa eterna lotta fra Russia e America di quel periodo, ebbene, eh, prima della guerra fredda, non male che ci fosse, e quindi c'era questa grande, grande anche, eh, eh, competizione, no? non solo a livello tecnologico, ma pensate anche sportiva. Perché no? E tutto questo fa sì che loro riescono per primi a lanciare un satellite nello spazio. Accade. Una sera d'estate del 57, e questi cinque giovanissimi ragazzi, artisti, che dipingevano ovviamente di nascosto perché il regime non gli consentiva di dipingere certe cose, ma dipingevano uh, di nascosto perché questo era il loro sentimento, capiscono che questo satellite poteva essere il loro mezzo di trasporto per la libertà. Ed ecco che in una serata, una serata d'estate del 1957, quando avviene questo tutta la Russia, tutta la Russia festeggia questo grande evento, anche questi cinque giovanissimi, cinque giovanissimi che capiscono che qualcosa stava cambiando e potevano finalmente dipingere quello che volevano e quello che volevano vedere. Cosa che ovviamente era impossibile. Tutti voi sapete che fine, fino al 1989 la caduta del Muro di Berlino, la fine della maggior parte dei governi comunisti del tempo, ma quello russo era quello più severo rispetto agli altri. È chiaro che fino a quell'anno nessuna artista poteva esprimersi come avrebbe voluto. E tutto questo fa sì che da quel giorno questi giovani, questi cinque ragazzi cominciano a capire che qualcosa si poteva fare. La maggior parte dei dipinti di Sputnik vengono distrutti, ecco perché poi nasce questo mito legato a Sputnik, perché ovviamente questi cinque ragazzi si firmavano con una sola firma, che era quella che adesso poi è depositata ovviamente perché è una firma che ha un grosso valore e tutelata, poi appunto vi spiegherò più avanti come e da chi. Uh, è chiaro che questo movimento poi è stato preso come esempio anche da altri giovani che avevano capito quanto fosse importante non avere limiti della libertà personale. Guai. Quindi questo popolo di giovanissimi dell'epoca che volevano essere liberi da questo regime comunista così forte, così grave, così severo del tempo. Capiscono che questo poteva essere veramente il mezzo di trasporto per poterli far uscire da questo terribile isolamento culturale e umano. Ora, quanto accade nel 57, poi ovviamente fa sì che negli anni 60 e 70, continua a essere realizzato ovviamente sempre di nascosto da questi uomini, uomini che poi trovano degli adepti ovviamente tra loro. Che cominciano a capire quanto sia importante essere più di cinque e quindi poter cominciare a divulgare questo sentimento di libertà che poi arriverà al culmine, appunto come dicevo, negli anni 90, quando finalmente eh, questi quadri si possono vedere e compaiono in qualche, in qualche galleria d'arte americana importante, in qualche galleria d'arte inglese e eh, la Svizzera in questo paese, nella Svizzera questa gallerista, persona stupenda, con cui ho avuto a che fare in più di un'occasione negli ultimi tempi, è stata la prima a capire quanto fosse importante avere queste opere. Tutto ciò che sono gli eventi privati, cioè eventi che della serie famosi eventi basta pagare e fai quello che vuoi, cioè parlo di tutti quegli artisti commerciali spinti soprattutto dalle televendite, in cui vedi questi artisti che non valgono niente, in cui il presentatore di turno ti dice ha fatto questo, ha fatto quest'altro, cioè tutti eventi privati, dove il, lo stesso televenditore ha pagato, o chi per lui, spazi, musei piuttosto che libroni giganteschi che ti fanno vedere dove queste opere sono pubblicatissime. Bene è chiaro che a Sputnik questo non interessava. Uh, a loro interessava poter raccontare questo loro desiderio di libertà e come lo potevano fare dipingendo e questo è il cuore di Sputnik. Quello che secondo loro Sputnik cioè il nome Sputnik è il nome del satellite che la Russia lancia nel 57 poteva vedere. Per quale motivo? Perché nonostante sia stato il primo satellite ad entrare in orbita, era molto potente, ma allo stesso tempo rudimentale. E Sputnik non aveva telecamere, non aveva occhi, non poteva vedere, ma poteva trasmettere segnali che addirittura, si dice, al tempo venivano sentiti... Dai radioamatori di tutto il mondo. Pensate quant'era potente questo satellite in cui che poteva emettere segnali, ma non poteva vedere, non aveva occhi, ancora la tecnologia non consentiva questo. E questo affascina ancora di più questi cinque ragazzi. Li affascina a tal punto di cominciare a dipingere quello che secondo loro Sputnik vedeva. Nascono questi quadri meravigliosi che poi diventano. Ovviamente l'icona di questo gruppo, che ha, nonostante fossero in cinque a dipingere questi quadri, si firmavano in un solo modo, e cioè Sputnik. In onore, in omaggio a questo satellite che era riuscito a volare così lontano e soprattutto poteva essere libero di girare intorno alla Terra e vedere chissà quante cose. Loro. Quindi di comune accordo cominciano a creare questi capolavori, dove ognuna di queste tele, ovviamente, loro dipingevano con materiali poveri, perché ovviamente non c'erano i tubetti di colore, ma dipingevano con colori tipografici, lo smalto ad olio che usavano i tipografi del tempo, eh? quindi secchi di vernice, va bene, di, questa, eh, di questo colore che era il classico olio tipografico, che usa un punto tipo, quindi molto brillante. Adesso poi vedremo nei quadri. Quello che accade questa sera, e che veramente credo che mi sembra un sogno, ma i sogni a volte si, si avverano, devo dire, come in questo caso, eh, nonostante il clamore suscitato dalla, dalla presenza, grazie a questa nota, famosa galleria elvetica, in Art Basel, a Basilea e, nonostante, e poi soprattutto pensando a quello che sarà il prossimo evento a Marbella dove io sarò presente, io devo essere presente per poter testimoniare a voi e documentare a voi quello che accadrà. E poi la notizia che sicuramente mi ha più fatto piacere nei vostri confronti ma seppure non mi ha meravigliato, che grazie alla coordinatrice russa che si trova a San Pietroburgo di questo movimento alcune opere di Sputnik che saranno presenti nella prossima Biennale veneziana del 2022. Questa è una notizia molto importante, molto importante perché, voi sapete che la prossima Biennale, quest'anno ci sarà un po' prima di giugno, sarà ad aprile e durerà sei mesi, come sempre, e questa è una cosa che ci fa molto piacere, molto piacere perché... Finalmente un movimento artistico culturale così forte, così potente, ma soprattutto così autentico e così fuori dagli schemi, fuori dal coro. È un, una, un movimento artistico che non nasce per l'esigenza di un televenditore piuttosto che di un mercante d'arte che ha detto a quell'artista fai questo o fai quest'altro, ma nasce per un desiderio straordinario e forte e potente di libertà e saranno presenti anche alla prossima Biennale. Ma questo, attenzione, perché la presenza a una Biennale italiana, che è la vetrina più importante d'Italia a livello proprio mondiale, visitata da centinaia di migliaia di persone ogni due anni, è sicuramente una vetrina molto importante ma che ovviamente implicherà anche un aumento di prezzi di questi artisti, di questi quadri. Certo, cosa che a loro interessa molto poco. A loro non interessa. Cioè l'aspetto eh, pecuniario, l'aspetto eh, proprio venale della cosa a loro non interessa. E questo che li ha fatti essere sempre visti con un occhio. Mi sospetto c'è cioè, tutto ciò che tu non puoi comprare non puoi acquistare ti dà un fastidio pazzesco ma, cioè, ma io voglio, voglio comprare voglio portarvi di qua voglio portarvi di là a loro non interessa cioè il fatto che non si può comunicare con loro questo sia, sia qualcosa di incredibile un po' però mi viene in mente eh, c'è questo esempio fra tutti che è questo bankshi bankshi nessuno se nessuno sa chi sia, eh, nessuno sa il suo nome, nessuno può comunicare con lui. Artista che oggi costa milioni di euro. Eh? Milioni di euro. E questo è un dato di fatto, proprio perché eh, si è costruito questo mito intorno a questo personaggio che fa delle cose straordinarie, perché io a tuttora vedo a volte delle cose che è veramente pazzesche. E eh, io sono o i miei gusti personali, poi ci sono altri artisti che di cui preferirei non parlare, anzi lo dico, una delle mostre che non andrò mai a vedere è quella di Jeff Koons a Firenze, nonostante sia la mia, la mia città, scusate non me ne vogliate amanti di Jeff Koons, ma io non lo sono, però de devo, devo riconoscere che quello che ha maggiormente attratto i veri collezionisti So Sputnik è proprio questo cioè il fatto che tu non puoi dire io pago e io posso pretendere. No, tutt'oggi è un movimento artistico completamente indipendente. Che si basa su due referenti, uno a San Pietroburgo, l'altro in Svizzera, che hanno non l'esclusiva, badate bene, ma tutelano e proteggono questo gruppo. Ma ah, questo è molto importante. Io mi sento davvero privilegiato nell'essere un uomo che ha la possibilità di presentarvi questi quadri. Soprattutto questa sera, vi sorprenderò, alle mie spalle ci sono due opere di grande misura destinate alla prossima Biennale veneziana. Ora, quando eh, questa bellissima signora ha detto Alessandro ti faccio un regalo, ti consento di presentare nella tua rete, in Orlando Arte, due opere che saranno in mostra alla prossima Biennale di Venezia. Queste. Chiaro? Dove, certo, tu le puoi acquistare, le puoi prenotare, acquistare, ma durante, per i sei mesi della Biennale di Venezia me le devi ridare. Eh sì. E saranno in mostra lì. Poi te le restituisco. Ma attenzione a quello che facciamo stasera. Perché questa sera ti è consentito avvicinarti ad altre opere che adesso vedremo naturalmente. <ride> Ecco, la cosa, la cosa che veramente mi fa impazzire, no? Uh, e questo ti fa capire l'autenticità di questo movimento artistico. I cataloghi di Sputnik non sono libroni giganteschi, cartonati, molto eleganti, belli, costosi. No, sono piccoli. Questi sono due. Eh, questo, tra l'altro, è edito da loro. Sono due cataloghi. Disposto. Vedete, sono cataloghi molto semplici, eh? ma dove si racconta che cosa? I loro quadri, la loro storia. Va bene? Questo è fondamentale per capire proprio l'essenza di questo movimento, che ovviamente si dissocia, si allontana totalmente dall'idea comunista e l'idea di tutto ciò che poteva reprimere il loro pensiero e che si apre totalmente alla libertà di azione. Ecco perché il movimento Sputnik non avrà mai un mercante. Pocanzi, quando ho parlato di referente in Russia e referente in Svizzera, ho detto referenti, non mercanti, chiaro, non galleristi. Che poi la Svizzera sia anche gallerista, questo è un dato di fatto. Ma si parla di referenti, cioè di persone che, che, che tutelano, che proteggono questo movimento. E va protetto. E come se va protetto? Chiaro? Va protetto ovviamente da personaggi che potrebbero influenzare questa, questo sentimento di pittura davvero così forte. Ora, non vedo l'ora di mostrarvi più attentamente i due capolavori alle mie spalle, che ripeto, potete prenotare con riserva, nel senso che queste due opere, ho buttato la mia parola, se non mi uccide, le potete prenotare, le potete acquistare, io ve le lascio, ve le porto a casa, ma il 15 di aprile ve le vengo a riprendere e ve le, porto, e ve le riporto a casa il 15 di novembre. Va bene? Mi fidate di me, non è un problema, no. anche perché vi assicuro essere di grande prestigio, avere in casa delle opere. E poi saranno in mostra in una biennale veneziana. Ora, le opere che vedete alle mie spalle, dunque sono questi due grandi lavori importanti di Sputnik, scelti non dal referente elvetico o dal referente russo, ma scelti da loro questo fa la differenza. Quindi, quanto è importante? Nella pittura astratta e informale capire quello che i quadri raccontano è fondamentale, giusto? Fondamentale perché è, bisogna capire che cosa un quadro dice. Poi lasciate stare i discorsi poetici, falsi e bugiardi di questi che ti raccontano chissà cosa della pittura astratta e informale. Non è così. La pittura astratta e informale devi comprenderla, devi capirla subito. Con loro non è difficile perché Sputnik che cosa dipingeva? Dipingeva quello che secondo loro Sputnik stesso vedeva. Eh, ma attenzione, perché nel 1957 non, nessuno aveva le idee molto chiare, nemmeno i grandi scienziati, su quello che era l'universo, su quello che erano i pianeti, quindi era decisamente un. Mondo completamente libero, completamente aperto. Mm? Ho già citato questa cosa perché è fondamentale. Voi sapete come si chiama il più grande collezionista al mondo, il più importante, vivente. Si chiama Pinaud, eh? il più grande di tutti. Guarda caso, Messie Pinaud ha in collezione alcune opere di Sputnik. Pagate una fortuna. Ma è giusto che sia così? Eh, per quale motivo? Perché ci sono quadri di artisti che puoi comprare dappertutto tutti i giorni, no? E invece artisti che non puoi comprare quando vuoi tu e al prezzo che vuoi tu. Questo fa la differenza. Vedete i miei panni. Ho 58 anni e faccio questo mestiere da 34. Quindi pensate a quanti quadri ho venduto nella mia vita. Tanti e quanti artisti, di quanti artisti ho parlato con voi, in varie, varie sedi. Bene, questo è il momento della mia vita, della mia carriera, più eccitante da quando faccio questo mestiere. A questo aggiungi poi il fatto, vi ho già detto questa cosa in passato, di quando, molto piccolo da ragazzino, mio padre mi parlava di sputri. Mi parlava di questo movimento di cui non ha mai avuto i quadri. Chiaro, figuriamoci, ripeto, alcune opere di Sputnik sono uscite fuori dalla Russia, parliamo negli anni 90, passando dagli Stati Uniti in America, poi in Inghilterra e in Svizzera. Ecco perché io questa sera sono di fronte ai capolavori di Sputnik, gli stessi Sputnik, di quali mi parlava mio padre quando ero ragazzino, parlandovi di questi cinque giovanissimi che dipingevano di nascosto e che dipingevano quello che secondo loro questo satellite sfrecciava nel cielo poteva vedere. Credo che sia sufficiente avvicinarsi, guardate che spettacolo è questo. Sufficiente avvicinarsi a un quadro di Sputnik per capire quello che è la, la loro grandiosa energia. Ora naturalmente voi li state vedendo in televisione, quindi non potete vedere quello che vedo io, soprattutto la straordinaria matericità del colore stesso. Questa sorta di nebulose, queste, 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 queste scie di colore nel cielo, queste piccole fiammelle che attraversano l'universo. Questo spotta. Ora, voi questa sera avete questa grande opportunità. Quella, penso poi magari il giorno dopo non ci pensate, ma cosa hai fatto ieri sera? Ma ieri sera ho acquistato, ho, acquistato, ho prenotato un quadro da Orlando. Ma chi è l'artista? Come si chiama? Si chiamano, sono più di un artista, è un movimento artistico. Come si chiama? Si chiama Sputnik. E perché si chiama Sputnik? Si chiama Sputnik perché questa storia racconta questa, questo lancio del satellite e loro dipingevano queste meraviglie. Allora, ogni volta, grazie a ogni volta che tu incontri, questo mi accade anche a me, ma immagino anche a voi, adesso ho un pubblico davanti a me, alcuni di voi hanno già acquistato alcune opere di Sputnik. E alcuni di voi hanno chiesto anche di rivederne altre, bene. Questa sera non solo potete avvicinarvi ad altri dipinti di questo straordinario movimento, guardate che cos'è è questa, questa è la nascita di, una, di un pianeta, no? Immaginateci, cioè, tutto ciò che vedete accade nello spazio infinito. E quello che tu metti a parete con un quadro di Sputnik è... Un dipinto che racconta l'universo e quello che idealmente spotticità. Venite con me. Quattro mondi, uno con l'altro. Guardate questo quadro che cos'è. È una, una sorta di, di scultura e pittura insieme. Perché si parla di ben cinque tele sovrapposte. E questo è lavoro straordinario di Sputnik. Bellissimo. Naturalmente sì, le opere sono tutte pubblicate e con ognuna delle opere avrete la pubblicazione e la storia. Ognuno di questi quadri. Guardate qua. Ho già detto, parlando delle famose spirali di Sputnik, se voi conoscete l'arte moderna e contemporanea sapete che le spirali di crippa degli anni 70 sono spirali molto importanti, dipinti importanti. Bene, Sputnik cominciano negli anni 60 a realizzare queste spirali che raccontano l'universo. Questo è un capolavoro tecnicamente difficilissimo a potersi realizzare e a dipingere. Ma la cosa straordinaria e meravigliosamente affascinante è che tutti questi quadri sono tutti quanti sotto una sola firma. Beh, è esattamente come chissà quanti di voi e quanti tra voi la pensano come me. È come se io e alcuni di voi avessimo uno stesso pensiero. Ci mettiamo insieme e decidiamo di firmarci in un solo modo. Perché? Perché la pensiamo allo stesso modo. Chiaro? Ma io non sono un artista. Non so dipingere. Invece loro sì. Guardate che meraviglia è questa. Guardate il numero 6. Ancora una volta, Sputnik dipinge l'universo e queste piccole sfere di cristallo. Poi il numero 5. Ancora una volta le spirali e questi movimenti nel cielo fanno sì che ci sia anche una sorta di movimento vero che tu puoi percepire dal quadro stesso. Se tu passi la mano sopra una di questi quali ti accorgi della materia che hanno. Andiamo per ordine alto. Questa sera dunque potete avvicinarvi a uno di questi dipinti. Ancora questa sera. Manca meno di un mese al grande evento in Marbella, manca 4-5 mesi all'evento veneziano. Potete avvicinarvi a questi quadri a dei prezzi insignificanti. Insignificanti rispetto a quello che è l'importanza di questi artisti. E per quale motivo costano così poco? Per il motivo che vi ho detto, è per questo motivo che costano così poco, per il motivo che vi ho detto poc'anzi, perché questi artisti non sono il frutto dell'immaginazione perversa di qualche mercante, ma sono uomini che hanno lottato tutta la vita per questo sentimento magnifico di libertà. Chiaro, libertà da tutti e da tutto, e questo fa la differenza. Quindi non sono vittime di un sistema che oggi come oggi potrebbe portare questi quadri a costare centinaia di migliaia di euro, perché è giusto che i costi. Chiaro. Ma non è il fine del lucro quello che interessava loro. Quello che interessava loro era quello di poter parlare, di poter comunicare questo sentimento così forte. Andiamo a vedere i quadri. E quello che vi chiedo di fare questa sera è quello di scegliere il quadro che vi ha colpito. Eccoli qua, quei pianeti e quei cieli immensi che loro dipingevano in questa cosa meravigliosa. Guardate queste, queste spirali di natura intorno. Ma quello che poi dovete fare, quando avrete il quadro, è toccarlo il quadro e avvertire questa materia pazzesca questo è il numero uno e il numero due mamma mia mamma mia quanti davvero poi mi vengono in mente queste cose perché non posso dimenticare quanti quadri davvero vi ho venduto nella mia vita, tanti, tanti, tanti artisti, di tante tante mode, tante situazioni. Poi questa sera invece vi presento opere inedite di un movimento artistico che è oggi conosciuto storicamente per essere il più rivoluzionario e il più autentico. Guardate il numero 3. Qua addirittura, in, una, in questa parte centrale, è come avete presente i televisori quando erano in bianco e nero e mancava il segnale. Non so quanti anni avete, però prima del digitale il televisore appariva così: quando il segnale era disturbato. Eh, ma attenzione, attenzione, amici, perché non dovete dimenticare che. Tutto quello che vedete è pittura, eh? attenzione, quindi ti viene in mente un po' il, il pointillismo francese. no? L'utile ah. che vi dica, chiaramente non c'è fotografia, non c'è computer, non c'è eh, tecnologia, è solo meravigliosamente pittura. L'ho detto anche già l'altra sera ricordandovi quanto sia importante. Gli artisti che costano oggi dipingono, non usano la tecnologia, chiaro? La nascita del sole, guardate queste, queste straordinarie spirali, i pianeti e il sole al centro, guarda che quadro è questo. E poi il numero 5. sorta di, di ragnatela, di, 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 di reticolo pazzesco dove il colore è più materico ovviamente la forza di gravità lo spinge e poi il numero 6 guarda qua una lingua di fuoco intorno a queste sfere di il numero 7 c'è qualcosa di incredibile è, è come se ci fosse una sorta di calamita che attrae lo vedete queste queste forme geometriche ed è il numero 7 Poi il numero 8, sensazionale, anche <ride> lui destinato alla Biennale. Sono, ci sono sette opere destinate alla Biennale veneziana, la prossima Biennale. E lo ripeto, chi di voi questa sera prenota una di queste opere, le potrà avere solo per pochi mesi in casa, poi me le deve ridare. Non preoccupatevi, è tutto assicurato. Un quadro come questo, un'opera come questa, dove ci sono addirittura cinque tele. È stupendo, è stupendo. Veramente stupendo. E il numero nove. La nascita di un pianeta. Questo immaginava Sputnik l'universo. C'è una tale profondità e prospettiva, davvero, è come se ti proiettassi all'interno di esso. Splendido. E poi, beh, immaginate, immaginate cosa vuol dire mettere in casa Due capolavori simili di Sputnik. Le opere di Sputnik ovviamente arrivavano, uscivano dalla Russia senza telaio, nascoste chissà in quale modo in che maniera. Immaginate dunque due addirittura, questi sono dipinti su tavola. Io ho capito perché hanno scelto questi due quadri per la Biennale, perché sono veramente sensazionali. Entriamo, entriamo nei quadri perché sono cose pazzesche. Guarda qua, guarda qua. Il numero 10. Oppure... Il numero 11. Ma trovo altresì incredibile, forte e potente. Il numero 12. È questo fascio, un flusso, un flusso potente di fiammelle di, di, di luce di, e ancora questo flusso di colore così forte. Bellissimo quadro. Questo è il dodici. E poi? Il numero 13. Guarda qua, Beh, amici. Io non so in televisione che cosa si vede. Ma chissà se riuscite a vedere il lavoro che c'è in queste spirali, i colori usati da Sputnik. Osservate quanti. Questa sorta di dripping. Così preciso. Non no, certo, il dripping, voi sapete che. Paolo che insegna, no? Che erano queste, queste gocciolature, questa caduta di colore. Invece guardate, guardate, c'è una geometria. Sono tanti piccoli punti di colore uno accanto all'altro. È incredibile, splendido. Questo è il 13. poi il numero 14 e qui un altro pianeta e queste corotuberanze di fiamme bellissimo lui potente Bellissima, veramente bella. Basta così. Dedicato a chi di voi vuole qualcosa in più da un quadro, vuole un'emozione più forte, importante. Ditemi ora quale tra questi quadri volete provare a vedere a casa vostra, senza alcun impegno all'acquisto, o a casa vostra, o nelle nostre gallerie. Venite a trovarci, mi fa sempre piacere incontrarvi, prendere un buon caffè insieme. Oh, con questa consapevolezza di quadri ne abbiamo tanti, di artisti poi, tutti quelli che volete. Ma è chiaro che avvicinarsi a una di queste opere è qualcosa di speciale, qualcosa di molto speciale. Proprio perché c'è un sentimento molto forte. Il mestiere di un... il compito di un'opera d'arte è quella di comunicare, e non credo di ricordare un artista o un dipinto o un movimento che sia decisamente più comunicativo di loro. Le condizioni con le quali potete avvicinarvi a questi quadri sono davvero straordinarie e uniche, e soprattutto irripetibili, perché è evidente che seppure loro, ovviamente, Sarò completamente al di fuori da quelli che sono meccanismi perversi di mercato. È chiaro che quando il mondo intero si affaccerà alla Biennale di Venezia prossima, dopo poi il clamore di Art Basel, il clamore di Art Marbella, dove sarò presente a documentarvi quello che accade intorno a questi, a questi personaggi, è chiaro che sarà impossibile anche per me potervi riproporre i quadri di questo movimento a prezzi simili. Perché anche questa sera riesco a farvi avvicinare a loro, a questi dipinti, a prezzi così piccoli. Consapevolmente che da Orlando potete trovare tutti gli artisti che vi piacciono. Da 100.000 euro, 50.000, 30.000, 20.000 euro, 10.000, 15.000, tutti grandi nomi. Lunedì sera. Avremo questa trasmissione di grandi firme di arte contemporanea. Ma se il più importante collezionista italiano, italiano-francese, eh, vivente, ha nella sua collezione opere di questo movimento, cosa vi fa pensare? Il vero collezionista non è colui che compra solo le grandi firme, che Orlando ha comprato. Non avete voglia di tempo, no? Ma il vero collezionista è quello che compra il quadro perché gli dà un'emozione, giusto? Anche se costa poco. Ne parlavo l'altro giorno, no? Di quanto sia una grande verità il fatto che c'è tanta gente che se non spende assai dice: no, ma costa troppo poco, non vale, non è così. Questa è la galleria Orlando, io non ho. Ho lavorato, come sapete, per molti anni per altri. Quando ho acceso la mia rete non l'ho accesa per fare soldi. Grazie a Dio, insomma, vengo una famiglia benestante, insomma, non, non, ho, non, non ho acceso questa rete per, per diventare ricco, insomma. Chiaro? Ma per fare una televisione che volevo fare. Eh, prova, beh, mettiti nei miei panni, no? Prova a pensare ad aver lavorato per tanti anni per altri aver fatto quello che gli altri dicevano che dovevi fare, poi finalmente ti metti in proprio e allora fai quello che vuoi, fai quello che senti, quello che hai sempre desiderato fare. Chiaro? Allora, nella mia rete, dove parliamo di arte moderna, contemporanea e dipinti antichi, ovviamente Orlando segue una linea, sugli antichi no, ovviamente sugli antichi come andate voi nel Biz, ma sul moderno e contemporaneo, quando scelgo, Scelgo seguendo un'intelligenza e una conoscenza che ovviamente è ben diversa dalla televisione commerciale che siete abituati a vedere. Chiaro? Perché questa è una galleria che si chiama Orlando, come la mia famiglia. E mio padre mi ha dato un insegnamento che non posso mai dimenticare: cioè quello, vuoi farti un cliente, dagli un artista importante, un artista serio. E faglielo pagare niente, allora sarà un tuo cliente. Perché chiunque di voi si avvicini a un dipinto di Sputnik non solo mette in casa un'opera molto rispettata, è anche vista con uh, come, come dire con mistero, perché nessuno sa come si chiamano questi uomini. Però c'è una firma, una firma dietro la quale ci sono questi cinque uomini. Spot. Quindi la prima cosa che vi dico da sempre, grazie Aldo, è sempre la stessa cosa che vi dico, non si comprano i quadri in televisione. Non si compono i quadri in pochi minuti alle 10 di sera. Adesso non dovete né comprare né pagare né, né acquistare niente. Anche perché non potreste nemmeno farlo. Perché tu non puoi chiamare questo numero e dire compro. Non lo puoi fare. Tu puoi chiamare solo per dire Orlando voglio vedere, vedere. Questo, quello, quello, quell'altro. Quello che, che ti ha colpito. Quello che ti ha comunicato. Ancora questa sera a un prezzo piccolo piccolo. Come tu sai, con la galleria Orlando i pagamenti li decidi tu. Puoi pagare i quadri in tutto il tempo che vuoi, col sistema che vuoi, in maniera che vuoi, fai quello che vuoi con Orlando. Ma adesso non pensate a pagare niente. Pensate al momento in cui avete il tempo di poter vedere uno di questi quadri. Orlando, non ho tempo di fare niente, a chi lo dite, ma datemi 5 minuti del vostro tempo per poter vedere dal vivo una di queste opere. A me non interessa se le acquisti o non le acquisti, perché io so quanto è faticoso poter avere questi quadri. Contrariamente ad altri. Quale artista vuoi, nessun problema, Orlando lo trova e sicuramente a prezzo migliore di altri. Ma. Dedicare per me questa prima ora di trasmissione a un argomento così prestigioso, ma sì che anche la mia rete lo diventi. Perché questo è lo stesso artista, meglio lo stesso movimento artistico, che oggi è considerato il movimento artistico più eccitante e interessante del Novecento. Chiaro? E l'ho fatto con un mio carissimo amico. Che ha acquistato un quadro di sputnik e questo mio amico ha tanti quadri è un collezionista e io vi posso assicurare quanti quadri tu possa avere in casa un'opera di sputnik fa la differenza esce fuori esce fuori dal coro proprio degli altri quadri no tanti quadri, io poi vi ho detto io quando entro in casa mia ho un rapporto molto intimo con i miei quadri ma il quadro di sputnik è qualcosa di speciale. Provate a metterlo vicino ad altri quadri. Perché è speciale? Perché parla, perché racconta e perché parliamo dell'opera creata da cinque teste, cinque cervelli, cinque menti unite insieme. Questo non è poco. No? Quello che vi chiedo di fare adesso è quello di scegliere il quadro o i quadri che volete rivedere, senza alcun impegno all'acquisto, senza spesa. È molto semplice. Avete 14 capolavori, 14 opere scelte, alcune poi, ecco, l'unica cosa che potrebbe essere antipatica per qualcuno di voi, ma non ho altra scelta, ho dato la mia parola, la mia parola vale. I dipinti selezionati per la prossima Biennale veneziana potete prenotarli con riserva, perché ad aprile io ve li devo portare via di casa. Ah, sì, perché devo portarli in Biennale a Venezia. È un prestigio importante, sai. Poi te li riporto a casa a novembre. Avete? Nessun problema. Ditemi ora quali tra questi quadri volete provare a vedere, o a casa vostra, o venite a trovarci in galleria, o a Brescia, o a Pietrasanta, in Toscana. Avete una scelta importante. Scegliete il quadro che vi ha comunicato. Certo. Stupendo, 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 stupendo. Favoloso. Guarda. Lo rivediamo subito, un istante che ho già... C'è la signora con lei, guarda. Nessun problema, è cliente, quindi se vuole gli riporto tutti. Grazie Aldo. Allora, eh, nessun problema se eh, siete indecisi fra più quadri o portarvi un quadro o portarvi in un paio. Faccio la stessa fatica. Voi non avete nessun impegno all'acquisto, vi ricordo, potete prenotare tutto quello che volete, vederli e poi decidere. Occhio a questi due. Fatemi sapere dove vanno questi quadri perché è importante. Non dimenticate poi che tutti i quadri. Sono tutti archiviati e sono tutti pubblicati. Quindi io vi do, per ognuna delle opere vi do l'obblicazione, ovviamente la certifica certificazione, e soprattutto, la cosa più importante, alcuni di questi quadri saranno in mostra alla prossima Biennale di Venezia, dove io ho dato la mia parola, mi raccomando, non mi fate fare brutte figure con la con questa importante galleria svizzera che tutela e protegge questo gruppo, nel farmi sparire i quadri perché sarebbe un problema. Quindi cosa vuol dire? Che io il quadro ve lo porto a casa, voi lo potete mettere a parete, acquistare, ma ad aprile io me lo dovete ridare per i mesi della Biennale di Venezia. Che poi è una cosa stupenda perché ovviamente... Le opere saranno pubblicate sul libro della Biennale e, se vorrete, verrà scritto il cognome della vostra famiglia, di cui collezione privata della vostra famiglia, è una cosa importante. Eh? Certo che sì. Allora, guarda, te lo fai rivedere il 2 per la ombretta. Vieni. Eccolo qua. Questo è per ombretta. Questo è il numero due. È confermato il numero 2. È bellissimo. Veramente bello. Veramente bello. Complimenti, complimenti davvero. Gran bel quadro. Allora, sapete benissimo come funziona. Sapete mi sono confermato anche il confermato anche? numero 12, grazie. Ripeto: confermato non vuol dire acquistato, quindi vuol dire Orlando lo voglio rivedere. A me è sufficiente questo. Ho già detto: quando chiamate questo numero non risponde una televendita, risponde una galleria. E questo è una cosa diversa, sai? Una galleria storica che nasce nel 59 a Firenze. E chiamare una galleria non è chiamare una televendita. Quando chiami questo numero, 030 72 82 900 nessuno cerca di venderti qualcosa. Nessuno ti chiede un acconto, nessuno ti chiede il numero di carta di credito, il numero di conto corrente. Ti chiedono solo quale quadro vuoi vedere. Perché è fondamentale questa cosa, soprattutto per un'opera così prestigiosa. E eh, lo vediamo come. Vieni. Vieni con me. È una bomba. È stupendo, è stupendo, stupendo. È un'interconnessione di pianeti. Cinque tele, una incastonata nell'altra. E i pianeti, e l'universo. Bellissima, bellissima. Quadro, in tutti sensi. Basta così amici, come vi ho già detto, la Galleria Orlando ha tanti quadri, tanti artisti di cui parlare. Per cui non ha senso che io insista su questo argomento, anche perché io sono il primo a sapere quanto veramente valgono e quanto varranno questi quadri in futuro. Perché ripeto, il mercato di questi artisti non prescinde da me ma dall'incredibile interesse che suscitano ogni giorno sempre di più. Perché nel mondo c'è voglia di, di libertà e soprattutto di verità in un mondo sempre più bugiardo, fatto soprattutto da artisti bugiardi. Questa è una verità. Vediamo per l'ultima volta queste opere adesso e poi basta. Adesso, ripeto, non dovete né acquistare, né comprare, né pagare niente, ma soltanto dirmi quali tra questi quadri volete rivedere. Quando lo decidete voi? Dove lo decidete voi? L'importante è che il quadro vi comunichi. Chiaro? Venite con me. Quindi, alla famosa domanda che alcuni fanno quando vedono un quadro astratto, Ciao, ma cosa vuol dire questo? Cosa significa? Non dimenticate che quello che vedete è quello che Sputnik vedeva dall'alto dell'orbita. E questo è Sputnik. Questi cinque uomini che raccontano un viaggio intorno alla Terra. Questo è il numero uno. Splendido. Il numero tre, guarda qua, che materia che ha, che forza. E poi ecco che tra i pianeti spunta il Sole. Guarda che cos'è questo, che meraviglia! Pensate per un istante davvero al coraggio no, di questi uomini che capiscono quanto sia importante continuare a comunicare un sentimento così puro. Questo è il, il numero quattro. E poi... Il numero 5. Bellissimo il lavoro di questo qua. Guarda qua che ridicolo! La pittura incredibile, ma poi sul fondo. E il numero 5 in visione, adesso il numero 6. Un flusso di fuoco in mezzo al cielo che sfiora queste sfere di cristallo. poi il numero 7. Adesso dovete solo scegliere il quadro che volete rivedere. Siete voi a decidere quando e dove. Forza. Guarda qua. Guarda che cosa è questa, ma vi rendete conto cosa significa dipingere in questo modo? A livello tecnico, è pazzesco. <ride> e poi trovo decisamente splendido il numero 8, 5 tele incastonate una con l'altra dove ciò che le accomuna ovviamente è l'universo stupendo, stupendo quadro Se è un'opera d'arte vero e proprio bellissimo Questa è l'opera numero 8 e poi il numero 9. Ecco come Sputnik immaginava la nascita di un pianeta. Cioè sono quadri, quadri pazzeschi davvero, mi rendo conto. Io poi ripeto che a differenza vostra li vedo dal vivo, sono vicino a loro e ne avverto la forza. Poi le due imponenti opere, le grandi opere numero 9, numero 10 e numero 11, opere che presto il pubblico internazionale ammirerà. e il numero 11. Due pianeti. Incontro nello spazio. E poi vorrei sentire davvero il vostro commento su un pezzo di questa forza come il numero 13. Mamma mia, che cosa incredibile questo! Un vortice, un vortice continuo intorno alla terra bellissimo Quadro. Spettacolo. Io continuo a divenire. Vedi. Questo è il tredici. Numero 14. Grandioso, guarda qua, guarda qua questo pianeta. Favoloso. Chissà, chissà se riuscite a vedere in televisione. È molto materico, c'è cioè una molto colore materia. È pazzesco quello che accade qua, ma è splendido anche queste spirali intorno con una geometria favolosa. Lo stesso movimento di cui si parlerà in una conferenza importante a Marpeglia, tra meno di un mese, lo stesso, pubblico che scusate, lo stesso movimento che incanterà il pubblico la prossima biennale di Venezia, queste le opere di Sputnik, che potete scegliere. Basta così, ripeto, se volete vedere una di queste opere, sapete come fare. Un colpo di telefono a 030 728 oppure un messaggio al numero di WhatsApp che ogni tanto esce qua sulla sinistra, e potete chiedere di vedere uno di questi quadri. Niente di più semplice. Siete voi a decidere quando e dove vederli, quindi potete chiamare e dire Alessandro, voglio rivedere questo o quest'altro, perché solo vedendoli dal vivo riuscirete a capire l'essenza di questi quadri. Poi, ripeto, a comprarvi i soliti artisti, le solite firme avete tutto il tempo davanti, quelle li troverete tutta la vita, ma decisamente riuscire ad avvicinarsi a dipinti così importanti. Non di un uomo, ma di cinque uomini che insieme hanno creato il movimento artistico e culturale più eccitante del Novecento. Tutt'oggi nessuno sa chi siano. Tutt'oggi nessuno li ha identificati. Il motivo è semplice: non potevano uscire allo scoperto perché sarebbero stati perseguitati dal regime comunista del tempo. Chiaro, perché all'epoca non si poteva parlare di libertà. Ecco perché questi quadri sono così potenti, potenti e forti, come il desiderio di ognuno di noi di essere liberi. Ora, come vi ho detto, dopo la grande presenza in Svizzera, il prossimo grande evento a Marbella, meno di un mese, dove faremo qualcosa di speciale perché porteremo le telecamere di Orlando Arte, quindi andremo in diretta da Marbella e vediamo cosa succede in quell'evento e poi il prossimo grande momento sarà quello in cui tutto il mondo potrà ammirare i lavori di Sputnik nella prossima grande Biennale veneziana. Ora, uh, ditemi, avete qualche domanda? Volete rivedere un quadro tra questi? C'è una di queste opere che volete vedere o a casa vostra o da noi, perché veniteci a trovare per me è una grande, grande gioia, veniteci a trovare o a Brescia o a Pietrasanta, così che possiate vedere dal vivo. Poi ripeto, non mi interessa se li ha acquistate o non le acquistate, io li tengo da parte volentieri questi quadri. Ma è proprio dedicato questo argomento a chi di voi vuole qualcosa in più da un quadro. Vuole che abbia un significato profondo, importante, intenso. Ognuna di queste opere, ovviamente dicevo, è pubblicata, quindi con piacere vi regalo anche il libro dove sono pubblicate. E ho citato questa cosa perché questa è la cosa che eh, l'altra notizia che eh, mi diceva, eh, ma poi notizia confermata del fatto appunto della presenza di opere di Sputnik nel padiglione più incredibile che possa essere esistito ormai da pochi anni, apparso alla Biennale veneziana che è il padiglione del Vaticano. Cioè, e questo fa capire tante cose, davvero tantissime cose, no? di questi cinque uomini che hanno conquistato il mondo, hanno conquistato le collezioni dai nomi più altisonanti in assoluto e che sono persone. Che tu non puoi plagiare, non puoi fargli fare quello che vuoi tu. Questo trovo sia qualcosa di strepitoso. No? Ma, ripeto, questa è la galleria Orlando, abbiamo tanti quadri di tanti artisti che possiamo far vedere a voi. Se siamo in diretta, quindi se volete rivedere una di queste opere, ditemi quale. Ah, guarda, credo che sia. Uno dei quadri quadro sculture, definiscila come vuoi. Sia l'otto che il nove sono due pezzi da brivido. Il numero nove racconta la nascita di un pianeta. E il numero otto sono cinque dipinti in uno. Esattamente come loro, cinque uomini, che creano Sputnik. stupendo, stupendo, stupendo. Beh, questo, questo è il quadro che racconta al meglio l'essenza di Sputnik. Perché parliamo di cinque tele. Non lo so. È difficile per quanto mi riguarda che io mi emozioni ancora di fronte a un quadro dopo tanti anni, eh, opere che ho visto tutta la vita di, di tanti artisti. Sono pochi gli artisti che ancora oggi mi danno delle emozioni forti, è evidente. Ecco perché questa sera sono davvero felice di potervi raccontare alcune opere di questo livello. È veramente spettacolare questo numero. 8. Grazie Aldino. Cinque quadri, in un quadro, cinque uomini che firmano Sputnik, Stupendo, stupendo, veramente. Cioè, poi io ripeto, la cosa che, della quale sono più che convinto. No? C'è tantissima gente, lo so perché è un luogo comune. Tanta gente che dice spendo poco, no? costa troppo poco Orlando. Vuol dire che non è importante, non è così. È chiaro che quadri del genere in mano a chi sappiamo bene noi vi chiedeva dieci volte di più rispetto a quello che vi chiede Orlando. Ma Orlando ha una filosofia di fare i prezzi delle opere, molto gradita, molto amata dal pubblico, devo dire. Questa è un'opera speciale. E ripeto, parlare di Sputnik questa sera a una condizione di prezzo simile, è chiaramente l'ultima volta che lo posso fare. Quindi chi di voi sta ancora pensando su uno di questi quadri può chiamare e dire Orlando, non so se lo compro, lascialo da parte, poi ci risentiamo con calma e deciderete più o meno. Ma non ve lo fate sfuggire un quadro così, perché è davvero potente, davvero, davvero potente. Ringrazio la gentile signora che ha chiesto di rivederli ancora una volta. Rivediamo, ma che sia l'ultima volta davvero. Abbiamo tante cose, abbiamo tanti argomenti da trattare insieme. Quindi, eh, rivediamo per l'ultimissima volta. Voi adesso dovete soltanto scegliere il quadro che volete rivedere. Siete voi a decidere quando e dove, o a casa vostra, in tutta Italia, nelle nostre gallerie. E solo allora deciderete se acquistare o non acquistare. Cosa molto importante stasera, visto i grandi eventi che seguiranno prossimamente legati a Sputnik, è quello di fermare il prezzo, a prescindere poi dalla scelta finale di comprare o non comprare. Il numero 1. Essendo scusa, è confermato il numero 3 e chiedo di rivedere il numero 6. Ringrazio per il numero 3 e adesso andiamo a vedere anche il 6. Questo è il numero 1. Avanti? Andiamo a vedere anche... Il numero 4. Guarda qua, guarda qua. Spettacolo che è questo. È grandioso, eccezionale. Poi, il numero 5. Pensate alla difficoltà oggettiva nel riuscire a dipingere così perché. Ho già detto più di una volta, la tecnica è fondamentale. Poi vediamo il 6 per un cliente in linea con Robertino. Eccolo qua. Guarda. Sfere di cristallo che fluttuano in questo grande dipinto ad olio. Questo è il 6. e il numero 7 poi sul numero 8 ci state pensando in troppi lo so che vi piace questo quadro è un capolavoro ma io mi rendo conto della difficoltà oggettiva no? parlare di opere così intense così profonde così importanti a un prezzo così piccolo è e chiaro, e dici, ma Orlando, ma io voglio spendere di più, voglio, voglio quadri importanti. Li avrete non è un problema. Cioè, abbiamo tutti i quadri che volete. Ma la più grande soddisfazione di un collezionista, l'ho detto più di una volta, qual è? Quella di riuscire ad avvicinarsi ad artisti importanti quando ancora costano una cifra ragionevole. È quella la cosa più bella comprare oggi un artista a un prezzo piccolo piccolo che poi ti dia soddisfazioni economiche anche in futuro. Mi stava suggerendo Roberto che siete più di uno, che stanno pensando se prenotare o non prenotare questo quadro. Prenotatelo. Prenotare il quadro vuol dire solo potersi prendere tutto il tempo che vuoi per decidere poi se acquistarlo o meno. Ma questo è veramente pazzesco. Pazzesco perché racconta al meglio il sentimento di Spotner. Che cos'è Sputnik? Sputnik sono cinque uomini. Esattamente come quest'opera fatta da cinque tele. Unite da un solo sentimento. Eh, direi. Alessandro, scusa, È in conferma il numero 6. Complimenti per il numero 6. Complimenti, Grazie. gran quadro. Poi il numero 9. La nascita di un pianeta. Quest'opera è pazzesca, ti, ti, ti attrae. E i due stupendi dipinti di Sputnik numero no, 10 e numero 11, destinati alla prossima biennale, non male, eh? Non male. Guarda qua, che spettacolo, bellissimo, bellissimo. E poi? Il numero tredici. 11 in visione da 13 da rivedere per Guarda, 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 guarda. Vediamo anche il 14, Alessio. Eccolo qua. Che forza che è. Magnifico. C'è una tale forza. Una tale energia davvero unica. Ma no, ma non mi fate così. Grazie Alessio. Vogliamo rivedere. Cioè, tutta... E da quando è iniziata la trasmissione che chiedete di rivederlo questo quadro. Mi, mi domando e dico. Vieni, vieni. Perché? Telefonken. Prenotatelo, no? Avevamo... 14 quadri. Sando scusa, ha confermato il numero 9 e il numero 14. Ecco, ne sono rimasti 6. E cosa aspettate? Dice, "Vabbè, bene, Orrando, dai, poi tanto ne troverai altri. Non certo a questi prezzi, è impossibile. Secondo voi opere di artisti che poi saranno catapultati nel grande scenario internazionale della biennale veneziana, l'evento di Marbella è impossibile. Cosa vi costa chiamare e dire Orlando lo voglio vedere? Niente. Ho detto vedere. Continuano a chiedere di vederlo il quadro, ma vedetelo dal vivo, perché è una bomba questo quadro, splendido. Questo è il numero 8. Dici? Pensate, c'è veramente la cosa più sapeste quante una delle cose che veramente mi fa veramente arrabbiare quando a volte ho il piacere di incontrare alcuni di voi in giro per l'Italia, e vi incontro e vi dite, sai Alessandro, quella sera ti stavo guardando in trasmissione e hai presentato un quadro che mi piaceva, Poi però non l'ho prenotato, Ma perché? La cosa peggiore nella vita è vivere di rimpianti, soprattutto quando non ti costa nulla prenotare un quadro, perché è, è fondamentale. Io poi non so voi, ma se mi piace un quadro, io me lo compro, Dicino Orlando, io preferisco comprarmi eh, l'ultimo Rolex uscito ora, eh, l'ultima collezione, preferisco comprarmi l'ultima eh, cravatta. Non so, cose, ognuno vive de, de, dei propri piaceri, no? Ma io so cosa vuol dire perdere un quadro e non lo dimenticherò mai. Perché mi è successo eh, molti anni fa, adesso circa 20 anni fa. Tutto per colpa della persona che amavo in quegli anni, posso dire questa cosa? Spero non mi stia guardando, anche perché insomma, ho sempre, ho sempre avuto una, quasi sempre, un buon rapporto con i miei amori passati. E, e mi ricordo ancora, volevo comprarmi un dipinto. Un dipinto che aveva un, mio amico, un amico gallerista di mio padre, Il mio padre è ancora in vita, di 23 anni fa, e un amico di papà a Forte de Marmi, in galleria aveva questo quadro di un artista che amo molto, si chiama Francesco Clemente, ed era un dipinto sulla miera, mi ricordo ancora, un abbraccio, Clemente è un artista che io adoro, io purtroppo di Francesco Clemente ho soltanto una gouache, molto carina, molto bella, però... Questo era un olio eccezionale, un olio, ma non perché era olio, mi piaceva molto. E sai, quando sei fidanzato, allora è evidente che insomma, per una questione di rispetto per la persona con cui sei fidanzato, Fidanzato, insomma, dici, vorrei, è bello questo quadro, ma però chiaramente quando compri un quadro, insomma, lo devi condividere anche con la persona che ami. Puoi essere egoista, dire. Piace questo quadro, me lo compro perché piace a me, almeno io non sono così. Ho sempre condiviso tutto, ahimè, con le persone che amavo.